Presenziare ieri quando ho avuto insegnamento tutto il giorno. Spero che sia andato bene persino nella mia assenza, non ho dubbi di questo, e spero che continuerà a andare bene oggi nonostante la mia presenza. Avremo due conferenze stamani, uno il primo dalla dottoressa, professoressa, dalla mia amica Anna Santoni, che è molto più selettivo. Gli estratti di Gino nelle figure delle costellazioni del manoscritto Arli 647 e poi Fabio Guidetti, ha messo anche la cravatta. Fallacissima commenta alla ricerca del perduto antigrafo del manoscritto Harley 647. Do a te la parola. Cominciamo la mattinata ragionando su Gino, che è il testo contenuto nelle figure che illustrano questo manoscritto. E in realtà io mi ero scritta tutto quello che vi volevo dire, ma la mia comunicazione, per essere sinceri, risponde a una domanda che io avevo da tanto tempo e, come succede spesso in queste giornate, poi ho l'occasione di andare a vedere un po' da vicino per cercare di dare una risposta. La mia domanda, alla fine vi sembrerà veramente la domanda di un ignorante, era che quando guardavo queste figure io mi chiedevo sempre un po' così d'impatto: ma cosa c'è qua dentro? La risposta te la danno sempre tutti, no? Ti dicono: cosa c'è qua dentro? C'è Gino, basta. Allora da qui... E oggi io propongo di ragionare su due questioni: perché c'è proprio Gino e che cosa di preciso c'è di Gino, essendo andata a vedermele una per una, che contenuti ha scelto chi ha composto queste figure, se si può parlare di un redattore che ha un criterio. Questo è l'argomento che io tratterò. Fotocopie per voi che forse vale la pena di far girare. Ah no, me le hanno spillate, perfetto. Oh, lì avete quattro esempi di cui parleremo, spero almeno un minimo, in una forma che non è una trascrizione paleografica, è una cosa avventurosa, ma ho segnato in giallo come scriveva il copista, giusto per avere un'idea di dove andavamo a parare. Dunque, partirò dalla prima questione: perché Gino? Ci sono tanti modi di commentare questo Cicerone. Questo Gino di cui si parla è appunto un'opera. Vedo che anch'io faccio come facevano gli antichi quando dicevano Aratus. In realtà questa è un'opera, l'abbiamo convenzionalmente chiamata De Astronomia, insomma, beh, sull'astronomia fate voi. In realtà non siamo sicurissimi di chi è l'autore, quindi vorrei prima dirvi due parole su dove secondo me si va a parare con questo Gino, come tempi e come clima. Dunque, questo Gino è sicuramente anche autore di una raccolta, un repertorio di miti che conosciamo come favole. Sicuramente chi ha fatto l'uno ha fatto l'altro. Io su questo sono d'accordo con Guido Rizzi e Chiarini, che hanno fatto un bel volume su Gino, tradotto e commentato, la cui conoscenza devo a Glenn Most. L'amicizia serve a molti livelli anche di lavoro, veramente. Prima. È lo stesso personaggio, ma come caratteristiche questo Gino va bene veramente, nessuno ci può giurare, però va bene con un personaggio di cui ci parla Svetonio, che era un liberto di Augusto,
di nazionalità discutibile, Spagna o Alessandria, forse alessandrino. Ci piace la data, io ve l'ho messa fra parentesi, perché se per Svetonio questa data era conveniente, ci aiuterebbe a mettere Ligino, almeno il suo. Dunque questo sarebbe arrivato, secondo alcuni, a Roma, portato come schiavo dal ragazzo, puer, che vuol dire 12 anni, 15 anni, non so, ragazzo, quindi uno nato nel 60, per dire. Arrivato piccolo a Roma e lì riceve una grande educazione, frequenta un altro liberto, come lui diventerà, che si chiama Cornelio dal nome di chi l'ha affrancato, forse Cornelio Lentulo, chi l'aveva comportato schiavo, forse Silla, comunque Cornelio è un marchio. Questo Alessandro qui, ne avete sentito parlare un po' ieri, è il famoso Polistore, questo grandissimo dotto compilatore, che ha anche un carattere in più, cioè uno di quelli che portano a Roma il pitagorismo, che scrivono libri pitagorici. È importante questo per Igino, perché in Igino, leggendolo, si sente una sfumatura di qualcosa che va in quella direzione lì. Però io non posso dire che è Nicidio Figulo, che è, non lo so, perché lui non rammenta nessuno. Certo, se il nostro Igino è questo, si capisce che la sua formazione possa aver avuto un'impronta pitagorica, anche perché Svetonio non manca di dirci che lui non solo lo seguì, ma lo imitò. E se noi andiamo, oltre a imitarlo, era facile imitarlo, perché andiamo a vedere, è stato prefetto alla Biblioteca Palatina, che era la biblioteca vicina al Tempio d'Apollo sul Palatino, Biblioteca d'Augusto, insomma, dove poteva trovare tanto materiale per la sua erudizione, forse la migliore biblioteca di Roma, non lo so, e che era stato grandissimo amico di Ovidio. La povertà finale della sua vita acquista molto senso, perché può essere legata sia all'amicizia con Ovidio, sia al fatto che, insomma, quando Ovidio andò in disgrazia, magari trascinò con sé anche questo Igino, sia al fatto che dopo la morte d'Augusto magari lui è stato buttato fuori, e comunque sia, questo per noi è marginale. Quello che ci importa è che questo Igino qui è citato da tanti autori. Lo citano Columella, Gellio, Macrobio, Plinio, Servio, e gli attribuiscono una marea di titoli, di opere. Un'opera sulle api, sull'agricoltura, un commento a Virgilio, un De Familiis Troianis, un De Vita e opere di uomini illustri. Questa è bellissima, un De Origine Situque Urbium Italicarum. Poi uno studio sui penati, di Spenatibus, uno studio sulle proprietatibus deorum, degli exempla. E allora, in un quadro così di compilatore poligrafo, capite che secondo me sia le favole che l'astronomia ci stanno benissimo. Ora, io non lo posso giurare, nessuno lo può giurare, però certo il quadro è conveniente a lui. Allora, questa astronomia che gli attribuiamo, io ve la descrivo subito per chi non l'avesse presente, perché così poi non se ne parla più quando si va a vedere gli estratti. Lui stesso lo chiama rudimento, è un manualetto introduttivo, non c'è da farsi idea, e chiunque lo legge, lo vede, e poi vi consiglio di leggere gli studi di Jean Martin, perché si parte da lì. Lui ha attinto a piene mani a un materiale greco, che lui cita tante volte come Eratostene. Allora io darò fiducia a Igino e lo chiamerò anch'io Eratostene, non pseudo, perché preferisco credere agli antichi che ai moderni, però insomma potete anche chiamarlo pseudo, io vi rispetto, è una libertà d'opinione indiscutibile. Allora lui aveva questo manualetto divulgativo ma colto, molto intelligente, e che si conveniva molto ad Eratostene, perché Eratostene era uno ubriaco di mitologia, quindi gli andava benissimo. Un manualetto in cui c'erano questa prima parte, anche se lui non rammenta Eratostene, Jean Martin ha dimostrato che ha contatti precisi con del materiale greco. Comunque, ci sono quattro libri, molto strutturato. Allora, la prima parte mi faceva venire in mente il catechismo della mia infanzia. Sapete quei librettini, chi è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, Signore e Padre? Uguale. Ci sono una serie di definizioni di base per l'astronomia, proprio definizioni piane piane. Siccome il mundus include tutto, compresa la Terra, al fondo c'è anche la descrizione della Terra, con i suoi cerchi, di nuovo viene in mente Eratostene assai, e con l'ecumene, la parte abitata. Questa è una parte molto breve, proprio poche pagine. Poi c'è la parte che deborda, il secondo libro. Questo da solo fa metà e più dell'opera, e sono tutte le costellazioni in ordine, da nord a sud, molto sistematico. Per me è, come dire, scientifico, perché si sa che
per gli antichi, almeno da Aristotele in poi, fra sistematico e scientifico c'è parentela. È un criterio molto regolare. Si parte dal polo nord, si fanno tutte le costellazioni fino allo zodiaco, poi si fa lo zodiaco e poi si fa quelle di sud. E poi ci stanno i pianeti e si chiude con la Via Lattea. Questo poi ne riparleremo di questa chiusa. Dunque qui si dà sempre l'identificazione mitica della figura e l'origine nel cielo, il catasterismo, con varianti di identificazione, varianti di catasterismo. Il gusto per le varianti è eccezionale e corrisponde al poligrafo erudito che dicevamo. Queste costellazioni vengono poi riprese allo stesso modo, nello stesso ordine, per dare ad ognuna di loro invece un inquadramento di tipo astronomico. Anche qui con grande regolarità, la serie è sempre così. Prima si dice dove sta in cielo questa costellazione, dove sta rispetto ai cerchi principali, al polo, ai tropici e anche rispetto ad altre costellazioni importanti. Poi si dice con chi sorge e con chi tramonta, i Paranatellon, e poi si dà un catalogo stellare che chiamiamo sempre astrotesia perché di solito dice dove stanno le stelle sulla figura e in genere si chiude col numero di stelle, anche questo da tenere presente. Infine l'ultima parte di nuovo esordisce richiamando Arato, esattamente come certi materiali greci che abbiamo noi, e qui vuole completare o approfondire questioni che Arato non ha trattato bene. E sono tante, non ve le descrivo, vi dico solo che per noi quello che ci è arrivato nei nostri manoscritti è una versione interrotta, il quarto libro non è finito. Manca poco però rispetto al programma che Igino aveva annunciato altre volte anche, cioè manca più o meno di trattare il famoso anno di Metone, questo grandissimo astronomo ateniese, perché lui preannuncia che tratterà perché ci sono i mesi intercalari. E cioè tratterà perché se si calcola il mese con la luna e l'anno col sole le cose non tornano. E allora ha cominciato a dire quando è che come si calcola l'anno solare e qui finisce. Sappiamo da Isidoro cosa ci doveva essere in fondo, perché Isidoro di Siviglia probabilmente lo leggeva intero a differenza di noi. Ecco, questo è l'Igino da cui è stato preso materiale nelle nostre figure. E io me lo sono andata a rileggere con una prospettiva molto diversa da quando avevo letto prima, cioè non per cercare i miti o per cercare le fonti greche o Eratostene, ma per cercare il mondo romano che veniva fuori da Igino, visto che è stato messo a commentare Cicerone. E mi è subito risaltato, c'è una breve prefazione molto interessante da analizzare, mi è saltato subito all'occhio questa frase che mi aveva già dato noia a suo tempo, cioè dove lui dice che cosa vuol fare, lui vuole mostrare in modo più piano, spiegare in modo più piano quelle cose che Arato ha detto, come dire con eufemismo, in modo poco chiaro. Uno ci pensa un minuto e dice scusa, ma tu stai scrivendo un testo che proponi a un'elite romana, questo Fabius a cui lui dedica, così poi glielo dice, tu sei colto. Questa elite qua sa il greco meglio dei greci, o quasi, è perfettamente bilingue. A Roma Arato non viaggia mai solo, ma con vagoni di commenti greci, è uno degli autori più commentati che conosciamo e a Roma a questo momento sicuramente dalla presa di Siracusa, da Atene con Silla, da Alessandria, è arrivato tutto il greco che volete. Che bisogno hai di dargli una spiegazione latina a questo Arato? Diventa più interessante il bisogno di dare una spiegazione latina se a Roma ci sono già degli aratea latini, cioè se tu nello stesso tempo spieghi Arato in greco e in latino, cioè accompagni il tuo pubblico che formalmente è romano, è latino diciamo di lingua ufficiale, dando loro quello stesso tipo di supporto che c'ha l'Arato greco. E in effetti leggendo Igino da questa prospettiva, che cosa ho scoperto? Che è vero, prima di tutto Igino sta molto attento al lessico, alla differenza lessicale, per cui molte volte sottolinea qual è il nome romano della costellazione. Parla dell'Ofiuco e dice questo, i nostri lo chiamano Serpentarius. Parla delle Pleiadi e dice questi, i nostri li chiamano Virgilie. E anzi, se qualche volta si lascia andare a usare il nome romano e chiama Olor, la costellazione, aggiunge subito
Olor, ma i greci lo chiamano Kyknos, quindi cerca, come dire, di fare quello stesso lavoro che noi attribuiamo a Cicerone, di rafforzare la tradizione latina, romana dei nomi del cielo. Non solo, ma lui un aratea latino lo conosce, uno solo, quello di Cicerone, e lo cita più volte. Lo cita direttamente, e io vi farò vedere solo le citazioni dirette, ma molte altre volte si capisce che si riferisce a lui. Ho visto che Leboeuf fa una serie di riferimenti, io ce ne avrei degli altri, ma se facciamo i riferimenti si finisce stasera. Quindi vi mostro solo quelli in cui lui lo cita e basta. Allora, intanto lo cita sempre allo stesso modo. Prima dà il testo di Arato e poi dà il testo di Cicerone. In questo caso è una citazione molto significativa, perché, per quello che dicevamo prima, questo è un punto di grande valore simbolico del cielo, è questa stella che sta ai piedi dell'ariete e fa parte del nastro che unisce i due pesci. Da questo punto, si sa, passava almeno a un certo momento il coluro equinoziale, e questo è un punto di grande valore, sì, certo, mistico, religioso, è il punto da cui il sole ricominciava a salire, quello quindi dava la... potete dargli tutti i valori che volete, e a Igino interessa tanto che dà sia come l'ha chiamato Arato, sia come l'ha tradotto Cicerone, e gli va bene, è una traduzione buona quella di tutti e due, e lo sottolinea che è il nodo dell'universo. Poi c'è l'esempio dopo, invece, in cui si vede quanto Igino non sia astronomo, si vede che Igino è modesto come astronomo. Perché? Perché qui lui cita un punto in cui Arato parla del Draco, della costellazione del Draco, e dice che a un certo punto questa costellazione neisetai, ma neisetai vuol dire passa, sfiora l'orizzonte, cioè sfiora il punto dove i tramonti e le albe si mescolano l'una con l'altra, no? E poi lui commenta, idem Cicero dicit. Idem un corno, guardate, dice Paulum sese subitoque recondite. Recondite non vuol dire che ci passa, vuol dire che ci va sotto. E infatti i commentatori hanno notato bene che qui Cicerone sembra conoscere e rispettare un commentatore di Arato, astronomo molto celebre, che si chiamava Attalo, che aveva proprio fatto una sua edizione commentata, ed era il commentatore più stimato da Ipparco. Ipparco, lo sapete, era una mala lingua, cioè non gli andava mai bene nessuno, però Attalo lui dice che è il meglio che ha trovato, è il suo riferimento. Quindi Cicerone mostra di conoscere Attalo e di seguirlo, è una questione di latitudine. Attalo stava a Rodi, e da Rodi probabilmente la testa del dragone veramente andava un minutino sotto. Arato non seguiva questo. Allora, perché dici che idem Cicero dicet? Perché te la differenza non la senti, non sei un astronomo raffinato, cioè uno un po' sta scopiazzando, sta ammettendo. Però il fatto è che il suo riferimento è Cicerone. Voi cercherete invano, ve lo giuro, l'ho letto e riletto, un eco di Germanico, un riferimento a Ovidio, questo amicissimo. Questo lavoro di Gino, secondo me, si colloca prima, si colloca fra Cicerone e tutto il resto. E si propone di fare a Cicerone e ad Arato quello che c'era già in greco, che lui aveva già visto, cioè un bel manuale introduttivo. E infatti poi guardate, Germanico invece è molto preciso, in questo caso ignora Attalo e parla di un radiatur, quindi vabbè, radiatur. C'è un ultimo esempio che vi voglio dare, in cui Cicerone aleggia pesantemente, e anche perché così ci aiuta a capire chi è Igino. Igino è un grammatico, si vede proprio. Dunque qui lui se la prende col fatto che i romani bravi non hanno tradotto bene che con Ismenon, che è un termine che Arato riferisce al nostro Perseo che abbiamo visto prima, che con Ismenon vuol dire coperto di polvere, impolverato, no? E oggi noi pensiamo spesso alla Via Lattea, al fatto che lì la costellazione è attraversata dalla Via Lattea, e questo è il senso della polvere. Ma a Igino questa cosa non sta bene, e dice che molti l'hanno detto polverolento, e non va bene. Non va bene perché? Perché tanto fosse Orione, che è un cacciatore, come dire,
addicted, caccia sempre, caccia sulla terra, caccia in cielo, allora lì la polvere ci sta. Ma Perseo qui assidue volaret, come fa a essere polveroso? Non può essere, no? Allora come lo spiega? Da grande dotto dice che arato è ricorso a un termine eolico e che gli eoli, quando vogliono dire che uno ha corso tanto, dicono apoconis, che vuol dire ha sollevato la polvere, ha lasciato la polvere, no? E quindi questo voleva dire arato, in maniera molto metaforica, che ha alzato la polvere, non che è polveroso lui. Quindi molti non l'hanno capito. Sì, molti non l'hanno capito, però se voi andate a vedere, io ho cercato tanto, l'unico che usa pulverulentus per Perseo fra noi è Cicerone. Germanico sembra conoscere questa critica, comunque sia prudentemente il verbo, insomma, il participio non lo traduce e dice semplicemente pedibus properare videtur, e quindi proprio lui evita la questione e salta. Quindi torniamo alla conclusione, perché proprio Igino? Perché Igino secondo me era vicinissimo a Cicerone e il suo lavoro se ha in mente una aratea, ha in mente quello. Cronologicamente nella prefazione, se vogliamo prenderlo sul serio e non pensiamo che sia un vezzo letterario, ne parlavamo ieri a proposito di Cicerone, no? Che fa dire nel De Deorum Natura a un personaggio, a Balbo, che la sua opera lui l'ha fatta adolescentulus, da ragazzo. Però anche il nostro Igino dice lo stesso, cioè dice a questo Fabio a cui dedica il libro: ti mando questo libro fondandomi su questo rudimento di scienza, affinché non si dica che io nella mia adolescenza non ho fatto niente. Allora è un lavoro che anche lui rimanda a una fase della sua vita, 20 anni, non so, 25, adolescenza a Roma forse dura di più, però insomma sempre gioventù è. Quindi per uno che doveva essere nato nel 60 si va negli anni 40, per dire, cioè si va vicino, ci si avvicina a Cicerone, ci si allontana da tutto il resto della produzione di aratea che verrà dopo e che è molta, anche di poesia delle stelle, non aratea, i fasti, quello che volete, ci si avvicina. Quindi, e qui taglio perché credo che ho preso tanto tempo, non è neanche strano se... sia Leboeuf sia Kaufmann, di cui riparleremo, che è l'editore di questi scritti nelle figure, ipotizzavano che circolassero dei manoscritti in cui Cicerone e Igino stavano insieme, Igino intero a commento e introduzione agli Aratea di Cicerone, e sostenevano addirittura che Isidoro di Siviglia avesse uno di questi manoscritti per le sue molte citazioni. È una questione che meriterebbe di essere trattata un po' più a lungo di quanto io posso fare qui, ma veramente si ha l'impressione di sì. Ho cercato un po' nei database anche di letteratura medievale, questo accostamento Igino e Arato è abbastanza raro, si trova molto poco, loro due soli come maestri di astronomia. E naturalmente voi mi direte che cosa si nasconde dietro questa Arato, se avete ragione, perché a seconda dei contesti bisogna andare a vedere. Però certo, l'opera di Cicerone in genere è chiamata così, è l'Aratus di Cicero, quindi da un punto di vista dell'uso della lingua ci saremmo. Detto questo, concludo la prima domanda, la risposta alla prima domanda, perché proprio Igino, qualcuno mi dirà perché sei un ignorante te, perché per un romano, non dico del primo, forse anche del secondo secolo, a cui Kaufmann farebbe risalire l'archetipo, l'originale di questa roba, io non lo so, comunque per loro Igino era naturalmente vicino a Cicerone, e se si legge il testo si capisce bene perché il suo referente sono gli Aratea di Cicerone. Quello che lui ci vuole far capire è questo. E veniamo invece a parlare del contenuto e del criterio, se ce n'è uno, per questi estratti dentro le figure. L'edizione di questi testi è stato fatto da Kaufmann in un libriccino che io ho fotografato al Warburg quest'agosto, pagina per pagina, è stata un'impresa, e di cui non vi dirò tanto, ve lo cito perché ogni tanto il discorso mi ci tornerà, solo per dire che io non mi fermerò su
esattamente sul copista che ha fatto Harley, sugli errori che fa, perché questo diventa marginale per me rispetto al bisogno di capire se c'era un criterio compositivo generale nella scelta dei testi. Questo non può dipendere dal copista qui. Non tanto, perché il copista, Kaufman dedica 6 o 7 pagine a elencare tutte le tipologie d'errori di questo autore, che certamente è un grande disegnatore, questo, un grande pittore anche, senza dubbio, però fa errori di ogni genere, non solo confonde lettere, questa è una scrittura tutta fatta così, quindi è anche facile, però se te la lingua la sai e ce l'hai nell'orecchio, non confondi una N con una H, perché lo sai che una parola suona così. Comunque fa tantissimi errori, mette lettere a caso fra le parole, scrive caudas us unam, peperit pi quod, e poi sequenze veramente di fantasia, cioè dice giustamente lui, se noi non avessimo Igino per intero non so se capiremmo cosa c'è scritto qua. Vedete, umeralem in realtà era umerum levum. No, questo io non lo so, è una questione che non mi tocca tanto, perché io voglio vedere sicuramente lui cosa ha copiato, no? Non l'ha fatta lui questa cosa, non l'ha ideata lui l'ha copiata, ha copiato 15 fogli, 20 fogli. Allora, le considerazioni che farò sono statistiche, perché noi non abbiamo tutto, quello che abbiamo, si diceva anche ieri, è un brandello, cioè sono una ventina di fogli, una ventina di costellazioni su una quarantina, anzi, se questo che ci rimane si deve intendere come un intero aratea illustrato, ancora di più ci manca. Comunque, qui vedete la serie delle costellazioni in Igino e quelle in nero, in grassetto, sono quelle che abbiamo noi. Queste sono quelle che ha Cicerone, ma per essere chiari, una sequenza di aratea illustrata includeva molto di più. Includeva alla fine, per esempio, la Via Lattea, che noi non abbiamo, e non so dirvi se non l'abbiamo perché si è perso un foglio o perché non è stata illustrata. Includeva lo zodiaco, la luna, il sole, asini e mangiatoia talvolta, venti e stagioni talvolta e una mappa celeste. Tutto questo non si può valutare e quindi io mi baserò sulle figure che abbiamo, che sono, come detto, neanche circa una metà, queste, esclusa le Pleiadi, perché le Pleiadi non sono illustrate da testo, ed esclusi i pianeti, perché il testo dei pianeti è un po' diverso dagli altri e mi diventava disomogeneo. Quindi abbiamo una ventina di figure. E in queste ventina di figure che caratteri io vedo? Speriamo condivisibili. A me sembra che ci sia un criterio di sistematicità, addirittura quasi meccanico, e di esclusività in questi scoli, chiamiamoli, in questi testi. In che senso? Nel senso, prima di tutto, che è solo Igino, è Igino puro. Avremo un sacco, almeno dal IX secolo in poi, di questo tipo di letteratura tutta contaminata, che si confrontano fra sé, che prendono dati e li inseriscono. Qui è Igino intero, sistematicamente, dall'inizio alla fine. Si comincia dalla sezione del secondo libro, se possibile si mette tutta, poi si comincia sempre dall'inizio, anche quella astronomica del terzo libro, e si mette tutta fino alla fine. Ci sono dei casi in cui sono stati fatti dei tagli, in genere questi tagli hanno un gran senso e il senso è si taglia la parte mitografica perché è debordante, la parte mitografica è quella dove Igino si espande alla grande, non si può mettere, ci vorrebbero non una figura ma 40, però si mette sempre tutta la parte astronomica. Se manca qualcosa della parte astronomica, manca sempre alla fine, sono sempre le ultimissime righe, il che fa pensare semplicemente al fatto che nel riempire il disegnatore gli è mancato lo spazio e ha chiuso. Però il suo bisogno di essere completo è così forte che anche quando chiude, ecco, forse più grande si vede meglio. Ora io ho un problema con questa macchina, ecco, forse da qui. Eccolo, che anche quando non gli ci sta tutto,
Vedete, qui ha raccontato tutta la storia del mito e poi attacca qui da Del Toton Autem, attacca la seconda parte che è quella astronomica. Avete la trascrizione, chiamiamola così, mia, con tutto un giallino fra parentesi che vi dà un'idea anche degli errori, vedete? Vi dà un'idea di come sono fatti questi errori. Allora, quando arriva alla fine dello spazio, lui non ha finito, non ce la fa più a metterci tutto, no? Gli rimane, ha detto che questo qua è vicino, è non longe, ab Andromede crure, dalla gamba di Andromede, c'è l'errore qui, ma questi sono errori minimi, Andromede fonetico, cioè non è lontano dalla destra gamba di Andromeda, dopodiché ci avrebbe ancora due righe di testo da mettere, non ce l'ha, però vuole chiudere in maniera inclusiva e trova il modo, sia pure con un'abbreviazione, di dire il numero delle stelle, Habet, Stellas è questo S, Stellas è Tres. Cioè l'intenzione è quella di dare un quadro completo, non seleziona un bel niente questo mette tutto, l'unica cosa che fa è tagliare quando è davvero talmente tanto il testo che non gli ci entra, tant'è che hai l'impressione che questo volesse mettere tutta la trattazione di Gino nelle figure e molto spesso lo fa. Allora sono andata a farmi delle tabelline un po' ridicole, ma insomma alla bella è meglio, con le domande, no? Quante figure contengono il testo intero delle due sezioni? Quante quasi intero, cioè con pochissimo che manca e che magari è un guasto meccanico alla fine e così via. Allora viene fuori che 6 sono intere, proprio intere, anzi 3 lo spazio gli avanzava e lui è andato a cercare dei riempitivi. E una ve la devo far vedere anche se si fa a mezzogiorno, perché ho una domanda a cui non ho risposta. Poi ce ne sono 5 quasi intere, ma veramente tanto. Ce ne sono 6 così ben pensate, per cui il mito è tagliato in modo che la parte astronomica ci stia intera. E il mito non è tagliato a caso, di solito è il primo catasterismo tutto intero. Tutto intero in modo che sia completo. Qualche volta... Quindi a stragrande, questo è vero, a stragrande maggioranza ci sono 2 infelicissimi tagliati male male che sono Perseo e il Cigno, non possiamo discuterli qui, io penso ci sia qualcosa di meccanico qua dietro, però non lo posso discutere. E poi ce n'è una in cui la parte astronomica non si vede, il delfino, ma perché tutta la testa del delfino è svanita la scrittura, quindi mi devo fidare che lì una testa grande così, il mito non gli bastava, ci doveva mettere l'astronomia per forza. E l'unico che non fa è la lepre, e qui mi interviene però un discorso generale che qui non ho fatto e che faccio veloce prima di dove l'ho messa la lepre. Eccola qua. No, questo è il cane. Eccola la leprotta. Allora, questa leprottina c'ha solo il mito e solo la prima parte, cioè il primo catasterismo intero, non c'ha nulla di astronomico, niente. Però sapete perché è così? Perché questo signore, come tradizione alle spalle, questo nostro copista, c'ha un originale che rispettava astronomicamente le dimensioni delle costellazioni. Questa è una costellazione piccolissima, lui ha un paginone, avrebbe potuto farla più grande e metterci tutto quello che voleva, ma lui aveva un modello che rispettava la forma delle costellazioni e quindi la lepre è piccina e lui l'ha rifatta piccina nonostante ci avesse una pagina per cui poteva farla grande e metterci quello che voleva. È così rispettoso, per questo la nave Argo c'è tutta intera nonostante abbia un sacco di mito, perché la nave Argo è una grande costellazione e lui aveva un modello grande. Quindi c'è qualcosa di astronomico in questa serie, in genere rispettato, il che influenza anche la selezione del testo, però con criterio. Cioè un mito intero c'è sempre, tutto intero, compresa la notazione erudita finale. Detto questo, siccome ho fatto molto tardi e non posso darvi tutto quello che vorrei, discutere il cigno, farvi vedere l'aquila dove a un certo punto ha lasciato uno spazio bianco perché non sapeva come scrivere Ofiuco e probabilmente l'aveva visto un po' scancellato e lui ha lasciato bianco, ha detto vabbè, questo si lascia bianco.
ma vi faccio vedere invece solo questo. Questa è l'altare. L'altare ha una funzione particolare per quelli come me che non si intendono di figurazioni. È che in questa maniera uno si riconcilia con queste immagini, perché ha studiato a scuola e ci sono i Carmen a figurata, e quindi, anche se questo non è un Carmen, però insomma è messo così, qualcosa di familiare gli viene. Il resto è molto più geniale. È molto più insolito per me. Allora, qui nell'altare, al solito, è un grecista discutibile, l'ha chiamato Aras, Ara naturalmente, no, l'accusativo plurale non ci sta, Ara, lei Aras, pazienza. E lui si è accorto a un certo punto che lo spazio era, gli mancavano parole, e allora quando è arrivato a dare la somma delle costellazioni l'ha data in lettere invece che in numeri. Vedete alla quarta ultima riga, omnino stellarum quator, l'ha allungato più che poteva perché lo spazio ce n'era troppo. Dopodiché gli mancava da aggiungere, e che ha aggiunto, e qui è molto buffo, ha aggiunto due righe, due versi che stanno proprio sotto, cioè due versi di Cicerone, e questo non sarebbe tanto strano. Quello che per me è strano è quello che ci mette prima, de qua Cicero sic dicit, e poi ripete i versi sotto. Allora, scusatemi, ma se questo deve illustrare Cicerone, che bisogno hai di dire de qua Cicero? Io questa domanda ve la lascio, perché per me una risposta non ce l'ho. Mi scuso perché sono stata approssimativa, ma insomma è un inizio. Grazie Anna per questa splendida presentazione, e apro il dibattito alle domande degli ascoltatori. Grazie mille, ovviamente molto interessante, molto stimolante. Su quest'ultimo punto c'è lo stesso caso anche nel Piscis Austrinus, cioè che lui poi per riempire fa questa cosa. Ci sono tre in cui usa Cicerone per riempire. Esatto. Ci sono tre usa per riempire, poi ce ne sono due molto divertenti, ma qui non so se è il nostro copista o il redattore originale che, come l'Ariete, ha copiato un po' di mito. Copia l'astronomia, poi gli manca spazio, va a ricopiare un altro pezzo di Gino. Lo fa due volte, con la lira e con la rete. Con la lira è un po' quattro, perché poi lo ripete due volte, insomma ricopia. Sì. Però due volte ha usato il testo di Gino e tre volte ha usato Cicerone. E hai fatto anche il controllo sul codice di Gottweig, se fa lo stesso? No, perché io il Gottweig non ce l'ho. Adesso ce l'ho, so qua la fotocopia, ci diamo un occhio. Se, cioè, se, sì, per capire se ha. Cioè, quindi se è una cosa che poteva trovare già nel modello, o se invece è una cosa del copista. È strano che questo signore di Starbucks così sia così elegante da dire sì, che Cicero dicit, per mettere. Però può darsi di sì. In realtà, che livello di gestione della lingua latina avessero questi copisti, io non lo so. Come cosa gli era familiare e cosa no, per esempio. Anche questa abbreviazione è tremenda che fa nel del Toto. Io tendo a pensare che sia un redattore antecedente a lui, ma non mi viene detto. Hab S3. È proprio una sigla, cioè. Fa pensare a un redattore. Sì, ora lo guardiamo. No, adesso. Altre domande? Molte cose sono collegate. No, nel senso, se mi sembra la cosa migliore, almeno tiriamo a forse faccio due piccole domande. Uno, il tuo immagine numero 6. Se puoi tornare sull'immagine. Sì. Sì, dove tu hai indicato che, sì, che non sa bene l'astronomia. Mi chiedo se forse il punto che lui vuole fare non è legato tanto al primo verso, ma al secondo verso. Perché il secondo verso, mi scontai du siest caianto lai alle leisin, è esattamente quello che Cicerone dice, ortus ubat quobitus part ad miscentur nuna.
E forse era solo, sì, e forse solo questo che voleva dire quando idem Cicero dice. Tu hai enfatizzato il primo verso, mentre forse il secondo verso, quello che lui aveva in testa. Sì, idem. E poi la cosa che trovo davvero interessante sono gli errori in latino del scrittore di questo manoscritto, che sono davvero eccezionali. E mi chiedo se è stato fatto in un'officina che era specializzata per le immagini e non per il testo, e che aveva una competenza davvero molto, molto modesta nella lingua latina, ma una competenza più alta nelle immagini. Sì, penso, questo chiederei, parlava di Lotaringia Fabrizio ieri, questo manufatto lo accomunava a una serie classica, molto bella, molto, molto profana di testo, e può darsi sì. Certo, è un gran pittore, un grande artista. Sì, ma di conoscenze latine modeste. Molto modeste. Anche questo Cicerone che ha citato bene nell'Ara, di sotto Nepe lo scrive male, fa un errore di fonetica nel verso, subito sotto, cioè magari non è la stessa mano naturalmente, non lo so, però... Una cosa, questa la osservava molto bene Kristen in un articolo che ha fatto sui due più antichi Igini, uno dei quali è lussuosissimo, e lei diceva questo qui è lussuosissimo nelle illustrazioni ma il testo è peggiore. La mia impressione è che quando si fanno queste edizioni curatissime di immagini il rischio di un testo meno buono succede, cioè c'è diverse volte, ecco. Per un'analogia un pochino delicata, uno potrebbe pensare al papiro di Artemidoro, dove le immagini sono di un grande livello e il testo è molto, molto problematico. Sì. Io avrei due piccole cose, due curiosità. In primo luogo mi colpiva l'uso della capitale per il testo di questi inserti dentro il disegno, e mi chiedevo quindi se appunto derivi da una copia tardo-antica dove appunto erano usate le lettere capitali. Perché appunto nel IX secolo la capitale non si usava più. E questo appunto mi porta a un'altra considerazione. Dunque, ora io mi sono fatto un po' di esperienza di codici in capitale di tutt'altro genere, cioè i codici di Virgilio, insomma i codici tardantichi di Virgilio, e appunto che sono prodotti dal punto di vista del manufatto, elegantissimi, evidentemente prodotti per dei committenti di lusso che volevano avere un bel prodotto librario, e però appunto lì alcuni di essi sono anche illustrati, e lì vi assicuro che nel testo di Virgilio ci sono degli sfondoni proprio di latino, cioè non è che sia modesto, perché appunto poi ci sono lezioni buonissime chiaramente, però appunto a livello di latino ci sono dei refusi che sono, cioè appunto se uno prende appunto il codice in sé per sé, si chiede ma come facevano questi a pensare di leggere un Virgilio di questo genere, dove ci sono appunto delle storpiature. Sì, lo guardavano, delle storpiature appunto, cioè simili a queste. Basterebbe appunto prendere gli apparati delle lezioni virgiliane, dove appunto queste lezioni sono riportate, per rendersi conto che appunto ci sono proprio parole prive di senso che non sono latine. Poi chiaramente dal confronto dei vari codici si ricostruisce il testo, ma appunto ciascun singolo codice preso in sé per sé ha un latino che insomma molto scorretto, nonostante siano prodotti tardantichi, quindi del V, VI secolo. Allora appunto mi viene il dubbio che l'origine di questo latino sia questa, cioè che erano prodotti diciamo di lusso, fatti per magari dei committenti importanti, in cui però l'attenzione proprio
al testo non era così. L'impressione, per esempio, se guardi la lira, che addirittura fasce, La prima impressione che ho avuto io, ho detto questo adopera le parole per dipingere, cioè le mette in fila, fa queste fasce, la lira è a strisce colorate, se lo trovo ve lo faccio vedere, è a strisce colorate, non ce l'ho. E uno dice ma che dove siamo? Poi in realtà sì, appunto, in qualche maniera il testo si, mi dispiace, a colore non ce l'ho qui. Sono bianco e nero, ero povera e l'ho comprato in bianco e nero. Sì, è vero, sì. C'è un uso delle lettere che è un uso pittorico, mette in fila queste parole e riempie la figura e va. Però certo, anche solo come ti suonano le parole, no, all'orecchio, ti immagini che uno se deve scrivere felice messe dicitur, che ti venga fuori Felix, che ti venga, è strano, no, ti suona un po' così, però vai. Grazie. No, ma infatti io volevo dire, cosa che poi dirà anche Fabio, una cosa che abbiamo notato per caso ieri, esatto, cioè che io guardando, vedendo questa cosa, insomma, secondo me quest'uso di capitale rustica, anche quest'uso dello scriba, non è così peculiare, cioè nel senso si trova in moltissimi altri esempi, cioè non è un uso della lingua particolarmente deteriore rispetto ad altri usi di manoscritti simili, cioè è... Sì, a tardo antichi, cioè è un brutto, sì, per noi, a noi, certo, a noi salta agli occhi, infatti Kaufman ha fatto l'elenco, però è una cosa, insomma, non così fuori, diciamo, da quel tipo di produzione. Per me l'importante, per il mio discorso, l'importante è che comunque lui mi lascia vedere bene il progetto di inclusione dell'intero testo. A me quello che mi interessa è che io vedo dietro un piano, che è un piano inclusivo, e dove può, esatto, e dove può, e va messo tutto. Come se lui mettesse tutto l'igino, guarda, ho dimenticato di dirlo, ma lo dico ora, è lo stesso progetto che c'è nel commento all'arato greco con l'Eratostene, cioè di mettere a commento delle costellazioni, mito e stelle, tutto insieme, una per una, sistematicamente. Più tagliato l'abbiamo noi per altri percorsi nel greco, spero avremo di meglio quando gli amici del codice climax, codice climaci di Climaco ce lo diranno, tanto verranno a giugno credo, quindi avremo anche di meglio, ma lui sta semplicemente facendo una cosa che c'era già nella tradizione greca di Arato e la vuole fare allo stesso modo, mettendo tutto, tutto del mito e tutto delle stelle. Quando il mito è troppo, certo si taglia perché so sei pagine non ce lo puoi mettere, però lui, questo copista, è un grande artista, come scrittore non lo so, però quello che mi doveva salvare per il mio discorso mi sembra che l'abbia salvato. Opportunisticamente parlando. Propongo di dare la parola a Fabio e poi magari fare una discussione conclusiva sulle due conferenze e sugli altri di ieri. Fabio. Posso tenerlo qui o devo tenerlo in mano il microfono? Così va, oh perfetto, così ho le mani libere. Mentre carico il PowerPoint vi dico che avevo un testo rispetto al quale ieri ho cambiato idea su diversi punti e quindi non lo leggerò in sostanza. E spero che l'esposizione non sia troppo disorganica andando a braccio. Ma appunto la discussione soprattutto con Daniele, con Fabrizio e con lei, la che ringrazio, mi ha veramente fatto cambiare idea su varie cose. Allora, lista, schermo intero. Abbiamo scelto tutti Perseo come presentazione, perché purtroppo questo manoscritto è gravemente lacunoso, c'è poco da farci. E fra le diverse costellazioni illustrate, alla fine Perseo è l'unica che ci permette di fare un certo tipo di discorsi. Ok, andiamo subito nel vivo.
Questa è la cosa con cui ho spaventato molta gente al Warburg. Allora, lo stemma degli Arete di Cicerone, questo stemma è stato costruito sostanzialmente da me sulla base delle fonti che vedete elencate sopra. Dopo le discussioni con Daniele, la parte sinistra dello stemma va buttata e va rifatta. In particolare il codice B, che è lo Harley 2506, non è un descritto di H, è fatto da una persona o più persone, insomma è fatto in un ambiente che aveva una conoscenza astronomica ai massimi livelli per l'epoca, per la fine del X secolo, e anche un'attenzione per il testo e per le immagini, quindi sia per il manoscritto in quanto manufatto, sia per il suo contenuto, veramente eccezionale. È fatto da una persona che ha collazionato il testo di H con qualcos'altro che adesso abbiamo perduto. Quindi questa, la parte sinistra dello stemma va totalmente ripensata. La parte destra dello stemma è quella del codice di Goetreich, quello che vedete siglato con G, il quale, essendo illustrato, ci garantisce che l'illustrazione stava nell'archetipo e che non è un'invenzione di questa parte sinistra dello stemma. Questo lo dico perché a quanto pare non è scontato. Partiamo dal codice H, Harley 647. Abbiamo detto prodotto in Lotaringia intorno all'830-840. Almeno la sua parte principale, quindi la parte con le illustrazioni delle costellazioni. Grande impaginazione, codice di lusso, la cosa più importante è l'immagine, che occupa tre quarti della pagina. Dentro l'immagine il testo di Gino, in capitale rustica, che ci hanno insegnato a paleografia, in quest'epoca esiste anche una gerarchia delle scritture, per cui in teoria poteva perfino essere percepito come il testo più importante all'interno di questo manoscritto. Sempre se questa cosa è vera, qui dovrei chiedere a qualche paleografo, a qualche medievista esperto di periodo carolingio, però insomma. Fatto sta che questi sono pochi fogli. A un certo punto del testo di Cicerone succede questo. Il testo si interrompe a metà di una pagina. Ricomincia dopo una lacuna di una trentina di versi, con un modulo diverso. Ricomincia glossato con un testo che non è più Igino, ma è Plinio. Quindi non è più un testo mitologico, è un testo scientifico. Cosa c'era qui in mezzo? Lo sappiamo dai discendenti di H. C'erano i 30 versi che mancano e alcune illustrazioni integrate dalla tradizione di Germanico. Questo mi fa pensare a una cosa, cioè che tutta la seconda parte del testo di Cicerone, quella senza illustrazioni, non sia stata copiata insieme alla prima, ma sia stata copiata in quella seconda fase del nostro manoscritto, quando il codice H esce dall'ambiente di corte in cui è stato prodotto ed entra in qualche monastero dove si fanno studi astronomici. Il principale indiziato è Fleury, ma purtroppo non abbiamo fonti documentarie che ce lo dicano. In quest'epoca, che è molto vicina alla realizzazione del manoscritto, perché siamo ancora nel corso del IX secolo, siamo nella seconda metà del IX secolo, cosa succede? Viene aggiunta un'introduzione astronomica, che è un testo bellissimo, di cui vorrei fare un'edizione perché è totalmente sconosciuto, una introduzione astronomica che spiega perché bisogna leggere i trattati antichi di astronomia, anche se contengono cose mitologiche, e perché non bisogna credere all'astronomia, non dal punto di vista morale, ma dal punto di vista scientifico. Cioè, bisogna capire, dice l'autore anonimo di questo testo, che tutta la mitologia delle costellazioni non sono demoni o entità cattive che vogliono farci del male, sono semplicemente allegorie che ci aiutano a ricordare la posizione delle stelle e il loro significato. Ma se tu ci credi, ovviamente, se credi che ci siano davvero delle bestie che corrono nel cielo, non capirai mai come stanno davvero le cose nella natura. E questa è una posizione scientifica che, quando l'ho letta, sinceramente mi ha lasciato stupefatto. Per il IX secolo.
viene aggiunta questa roba, credo la seconda parte del testo di Cicerone, sono attestati studi ciceroniani nella seconda metà del IX secolo. Ieri abbiamo parlato di Lupo di Ferrier, di Asbaldo di Prüm, c'è gente che lavora sul testo di Cicerone, si fa mandare copie più complete. Viene aggiunto poi tutta un'ultima parte astronomica, costruita con estratti dal Naturalis Historia di Plinio, da Marziano Capella, dall'ottavo libro del De Nuptiis, e dal commento al sogno di Scipione di Macrobio, soprattutto sulle parti più complicate e che non erano spiegate bene da Arato e dai suoi traduttori, in particolare i pianeti, che sono il grande problema dell'astronomia antica, soprattutto di tradizione aratea, e per i quali cercano altre fonti e certa tratti da altre opere. Vi ho messo questa illustrazione, che è uno schema delle orbite dei pianeti, delle sfere dei pianeti, corrispondente alla descrizione del sistema pitagorico fatta da Plinio nel secondo libro della Naturalis Historia, perché è esattamente quello di cui parlavamo ieri con la distanza fra toni e semitoni dei pianeti. Quindi qui è corretta, a differenza che nel testo che avete mostrato ieri, è il sistema che Plinio attribuisce a Pitagora, con i quattro tetracordi identici separati da un tono. Alla fine il planisfero che trova un unico confronto nel codice di Berna degli Aratea di Germanico. Se aggiungiamo che anche le altre illustrazioni, i venti, le stagioni, il sole e la luna, che stavano in H perché stanno nei suoi discendenti e che adesso sono perdute, vengono dalla tradizione di Germanico, qualcuno qui ha preso il testo di Cicerone col commento di Gino, illustrato meravigliosamente alla corte di Aquisgrana, ci ha aggiunto il resto del testo di Cicerone, tutto quello che poteva trovare, le illustrazioni le è andato a prendere a quanto pare nella tradizione di Germanico, per riuscire ad avere qualcosa di completo che fosse sensato e che potesse essere utilizzato per lo studio dell'astronomia. Vi dico per lo studio e per l'insegnamento, perché la stessa introduzione astronomica che c'è all'inizio si apre con una preghiera bellissima alla Santa Trinità, è veramente scritta bene, non so quando sia stata scritta, cercherò di scoprirlo per motivi linguistici, ma in cui l'autore prega la Trinità prega Dio che lo renda capace di comprendere la natura del cielo e delle costellazioni, ma soprattutto dice utalis ministrare valeamus, di essere in grado di trasmetterla agli altri. Qui è qualcuno che ha cercato, trovandosi di fronte a un testo gravemente lacunoso, qual era quello degli Aratea di Cicerone, ha cercato di integrarlo con tutte le informazioni che poteva avere in modo da renderlo utilizzabile per la conoscenza dell'astronomia. Nella altra famiglia, guardate, vi ho messo, eccolo, questa è la parte finale di questa introduzione astronomica, in cui lui fa questa distinzione bellissima, fa una specie di storia dell'astronomia, parla di questi terrigeni priores, quindi gli uomini primitivi che guardavano il cielo come modo per conoscere, essenzialmente come informazione meteorologica, volevano sapere quando sarebbe piovuto, cosa dovevano fare per i lavori agricoli, e in questo senso diedero alle costellazioni dello zodiaco dei quasi congrua nomina, che ne so, l'acquario è il periodo in cui piove di più, cose molto semplici a questo livello, mentre i posteriores, maxime in Creta mendacissimi, quindi le favole dei pagani furono inventate dopo, per mettere d'accordo queste sensazioni meteorologiche con le loro divinità, e crearono una grande confusione che i filosofi condannano, e dicentes confusionem rerum deiusmo di nugis generari, cioè se credi a queste nuge verrai confuso sulla vera natura delle cose. Questo è il punto, appunto, secondo me di più alto interesse scientifico per il IX secolo. Altra cosa che fanno è aggiungere di fianco alle immagini più percepite come più pericolose per il lettore cristiano, di solito quelle con figure umane ovviamente,
piccoli cristogrammi per, che dovevano proteggere il lettore dal potere malefico di questi idoli, ovviamente. Nella famiglia, diciamo, continentale, questi sono tutti manoscritti di area inglese, questi sono tutti manoscritti di area continentale fra la Germania, il sud della Francia e l'Italia settentrionale. In questa famiglia succede la stessa cosa, perché in questa famiglia di manoscritti gli Aratea di Cicerone vanno sempre insieme all'arato latino. Perché? Lo stesso problema, gli Aratea di Cicerone sono gravemente lacunosi, non possono essere usati per capire qualcosa davvero di astronomia, bisogna che siano integrati con un altro testo che possa rendere ragione di tutto quello che non c'è, purtroppo, negli Aratea di Cicerone. Non Igino, non gli viene in mente. Non gli viene in mente di utilizzare Igino. Non qui. Igino viene utilizzato in un manoscritto di cui devo ancora ritrovare il posto nello stemma, in cui non c'è Cicerone, ma che discende da questo gruppo. Ma il 2506 ce lo mette tutto qua? Sì, il 2506 ha Igino. Tutto intero? Come testo indipendente, poi ha moltissima roba il 2506, perché poi questo entra nei manoscritti di computo, quindi... No, mi sorprende appunto perché vanno a cercare di là, non in Igino. No, non vanno a cercare in Igino, ma vanno a cercare nell'arato latino. Addirittura, stando a quanto possiamo ricostruire della tradizione, è già, anche in questo caso, un'aggiunta carolingia, l'arato latino, rispetto agli Aratea di Cicerone, nella famiglia continentale. L'ultima pubblicazione di questo manoscritto è il libro di Dieter Blume, degli Sternbilder des Mittelalters, libro bellissimo dal punto di vista dell'oggetto, libro sul quale non voglio trovare aggettivi per quanto riguarda il contenuto. Blume sostiene che il codice arleiano sia una Neuschöpfung, una invenzione carolingia, e che l'altro codice illustrato, cioè tutti gli altri codici illustrati degli Aratea di Cicerone, siano copie di quello. Banalmente, un confronto fra il codice di Harley e il codice di Göttweich basta a dimostrare il contrario, anche dal punto di vista delle illustrazioni. È un confronto che non vorrei fare in una sede di filologi, ma che ho dovuto fare in una sede di storici dell'arte, perché purtroppo il libro di Blume, a causa del fatto che è un bel libro come oggetto e si presenta come molto serio, sta cominciando purtroppo ad avere una grande diffusione e ad essere riconosciuto come autorità, quando contiene delle stupidaggini veramente colossali. I pesci sono attaccati per le code, questo lo dice tutta la tradizione astronomica, rispettata correttamente nel codice di Harley e nei suoi discendenti, sbagliata nel codice di Göttweich. Sì, questo di destra è Göttweich. Gli attributi di Perseo sono corretti nel codice arleiano, quindi la falce nella destra e la testa di Medusa nella sinistra. Sono scambiati in modo erroneo nel codice di Göttweich. Le Pleiadi, che nel codice di Harley recano la leggenda Septem Pleiades Sive Atlantides, hanno i nomi greci delle Pleiadi, che testimoniano di una il fatto che l'archetipo del codice di Harley aveva, o forse addirittura il codice di Harley, su questo non ne ho idea, comunque c'è un interesse per ricercare le equivalenze fra nomi greci e latini delle costellazioni. Lui li chiama Vergilie, ma li chiama Vergilie perché c'è scritto qui, è il nome che gli dà Cicerone, è il nome latino, fra l'altro con problemi di spelling da capitale rustica, però... In sostanza, questo un banale confronto filologico, perché si può fare filologia delle immagini, mi sono sentito dire che ma magari aveva cambiato perché voleva. Ma questo non è un salterio, non è un libro d'ore, non è che l'artista cambia perché vuole variare, questa è illustrazione scientifica, per cui o si copia esatta o non può più essere utilizzata. Ha cambiato
cambiato modello, ha un modello diverso. Aveva un modello più problematico. Quindi il codice G non può essere copia di H, che conserva ovviamente le stesse illustrazioni senza errori nei suoi discendenti, viene da un'altra parte. Viene dal codice, come abbiamo discusso con Daniele ieri, dalla stessa famiglia del codice di Vercelli. Non sappiamo ancora se sia un discendente diretto o no, perché la situazione è molto problematica, ma sicuramente il codice visto da Ciriaco d'Ancona a Vercelli e poi perduto aveva sia l'arato latino sia gli aratea di Cicerone. E questo lo sappiamo perché Ciriaco cita due costellazioni diverse, non si è accorto che sono due opere diverse, e li cita tutti come questo Liber Antiquissimus di Cicerone e un pezzo è di arato latino. Quindi ci garantisce la sua appartenenza a questa famiglia. Se poi aggiungiamo il fatto che molto probabilmente il codice di Goetheberg, come il codice di Siena che sta qui in fondo, è di provenienza nord italiana, le cose cominciano a quadrare abbastanza per l'area geografica in cui questa famiglia era diffusa. Un aspetto molto interessante di cui finora nessuno si è accorto, ci sono pagine esilaranti di storici dell'arte su questo tema, è che queste costellazioni sono blu. È un'osservazione molto banale, ma sono blu, non so come dirlo in altri modi. E qui devo a Kristen la conoscenza di un passo che io non conoscevo dell'Almagesto di Tolomeo. Tolomeo dice, spiega come si devono disegnare le costellazioni, perché giustamente è fondamentale che l'astronomo sappia produrre da sé i suoi strumenti di cui solo può fidarsi. E dice che la sfera di cui stiamo parlando, il globo celeste, il colore di questa sfera dobbiamo farlo di un colore bathyteron, di un colore abbastanza scuro, perché non deve assomigliare al cielo di giorno, deve assomigliare al cielo di notte in cui compaiono le costellazioni, ovviamente. C'è un'istanza di realismo. E per quanto riguarda invece la forma delle costellazioni, gli schematismoi delle costellazioni, dobbiamo farli nel modo più semplice possibile. Cos animalis sta a plus status. Emperilambantes, circondando, tracciando intorno, racchiudendo all'interno di una singola linea di contorno tutte le stelle che fanno parte della stessa costellazione. Perché? Perché le costellazioni sono in realtà semplicemente un modo per raggruppare le stelle e ricordarsi quali vanno insieme a quali e quindi sapere la loro posizione all'interno del cielo. Faremo così con queste linee che non devono essere molto diverse dal colore generale della sfera, in modo che da un lato non perdiamo l'utilità di questo sistema di raggruppamento delle stelle, ma dall'altro poiché la cromata, cioè la presenza di colori troppo accesi, ci farebbe distogliere dalla aletheia, dalla verità della rappresentazione. Ok? In sostanza, dentro un globo celeste le figure non sono diverse dal globo celeste. Le figure delle costellazioni sono blu perché quella roba non sono vere bestie che corrono nel cielo, ma sono pezzi di cielo che noi abbiamo raggruppato secondo una forma per nostra comodità e per studiarli meglio. Ora, l'illustratore dell'Arley 647 rispetta le prescrizioni di Tolomeo su come disegnare le costellazioni. Le disegna blu perché quello è il modo di fare illustrazione scientifica nell'antichità. Rispetto a tutti gli altri codici astronomici, per esempio gli Aratea di Leida, che hanno bellissime figure colorate in mezzo a uno sfondo blu,
quella è roba che non si può veramente usare per l'insegnamento scientifico delle costellazioni, perché poi va a finire, come dice l'autore dell'introduzione astronomica, che i tuoi allievi nella scuola di astronomia credono davvero che ci sia un ariete che corre per il cielo. Non è vero, è un oggetto ideale costruito per come tool, come aiuto allo studio scientifico. In questo senso, appunto, questo mi sembra la dimostrazione definitiva che un carolingio non può aver prodotto, neanche un geniale artista carolingio o un geniale astronomo carolingio può aver prodotto gli aratei di Arle, semplicemente perché non poteva conoscere le prescrizioni di Tolomeo per quanto riguarda le costellazioni. E non c'è niente di simile in Occidente, questa cosa viene da Bisanzio, dove invece questo tipo di disegno evidentemente era ancora conosciuto, e viene da un codice di Tolomeo. Per cui chi ha prodotto gli aratei di Arle doveva avere di fronte un archetipo, diciamo in generale, antico. Antico di quando, io ho provato a datarlo, ma devo dire con scarso successo, dal punto di vista della creazione delle immagini delle costellazioni. Quando abbiamo studiato il Vaticano greco 1087, era una pacchia, perché tu ti trovi la costellazione di Andromeda con un'acconciatura databile intorno al 380 e di fianco tutti gli oggetti del corredo nuziale, ciascuno dei quali è databile fra il 360 e il 380, e tu dici: benissimo, ha copiato un archetipo tardo costantiniano. Purtroppo in questo caso abbiamo perso tutte le costellazioni, soprattutto le personificazioni femminili, ahimè, che sono quelle che grazie alle loro acconciature, all'abbigliamento e agli attributi possono servirci di più per datare dal punto di vista antiquario la creazione del modello. Qui non abbiamo niente di tutto questo. Facciamo un bel confronto con le Pleiadi. Tutte queste signore degli Aratea di Leida hanno delle acconciature ben riconoscibili e facilmente databili. Questa è un'acconciatura ellenistica che inizia nel IV secolo a.C. e va avanti per sempre, ma queste acconciature con i capelli divisi a metà qui e una specie di treccia arrotolata, questa va di moda, questa è l'acconciatura di Sant'Elena e va di moda dal 330 al 390. Questa è una roba ben databile e che ci aiuta a capire che gli Aratea di Leida hanno un archetipo di quell'epoca lì. Purtroppo le Pleiadi degli Aratea di Arle hanno queste faccione ellenistiche che non ci dicono assolutamente niente. Questa è una faccia ellenistica che va bene nel terzo avanti, che va bene nel primo dopo, che va bene nel secondo dopo e che va bene nel quarto dopo. Perché quando un artista è perfettamente a suo agio nello stile classicista ellenistico, lo può fare che sia nel quarto avanti, che sia nel settimo dopo. E questo purtroppo a livello della datazione non ci aiuta per niente. Ci può aiutare invece un altro confronto, cioè il confronto con le immagini astrologiche. Molte delle illustrazioni degli Aratea di Arle, più che rifarsi alla tradizione aratea come la ritroviamo nelle altre famiglie, si rifanno a prototipi che hanno confronti nell'immagine astrologica. Per esempio, l'assenza del coluro nella costellazione dell'Ariete è qualcosa che non si ritrova nella tradizione aratea, in cui il coluro c'è quasi sempre, e che si ritrova invece nelle immagini astrologiche. Vi ho messo questa perché è l'unica decente, grazie al sito del Woman Provincial Coinage. Però appunto l'Ariete in astrologia non ha mai il coluro, perché a nessuno interessa dove passa il coluro se ti occupi di oroscopi. E questa è un'osservazione che devo fare, anche se dal punto di vista astronomico questa roba è piuttosto accurata. Poi se chiediamo a un'astronoma vera, tipo Ellie, ci dirà che è totalmente sbagliato, però rispetto a uno standard di nono secolo, copia da archetipo tardo antico, bene o male la posizione delle stelle
almeno nella maggior parte delle costellazioni, è sensata. È sensata anche se chi ha prodotto questo archetipo non è stato molto coerente nella scelta del punto di vista. Per esempio, questo Perseo è visto da terra e non come dovrebbe essere corretto, ed è corretto nell'Eratea di Leida, dal di fuori. Per cui vi confesso che sono più i problemi delle risposte. Cioè, ci troviamo di fronte ad un codice che copia un archetipo antico, usiamo ancora questa definizione molto generica, archetipo che da un certo punto di vista inserito all'interno di una tradizione di illustrazione scientifica, perché rispetta le prescrizioni di Tolomeo e perché la posizione delle stelle nella maggior parte dei casi è accurata, ma che poi si rivela incoerente nella scelta del punto di vista e si rivela soprattutto non confrontabile con tutto il resto della tradizione aratea. La tradizione di Germanico e la tradizione dell'arato tardo antico, che sono i due grossi blocchi della tradizione aratea che abbiamo, non hanno immagini ben confrontabili con queste. Io non ho la risposta. Sicuramente, diciamo, la direzione in cui andare e la risposta da cercare è il fatto che questo oggetto, l'archetipo degli Aratea di Harley, era da sé un oggetto eccezionale, perché è stato prodotto in un'epoca e in un contesto, diciamo, in generale, ed è una cosa di età romana imperiale, se siamo nel più largo range cronologico possibile, è un'epoca in cui tutti leggevano Arato nella traduzione di Germanico e con il commento degli Scholia Basilensia, quindi lontanamente derivato da un commento greco ad Arato, rimaneggiato da qualche parte nel primo secolo d.C. Qui c'è un committente che ha voluto per sé la prima traduzione latina dei fenomeni di Arato e quell'opera latina di astronomia che si presentava come più vicina al commento originale di Eratostene. Quindi è qualcuno fortemente interessato di astronomia, con un gusto arcaizzante che si esplica sia nel classicismo totale delle immagini sia nella scelta dei testi, e che ha voluto qualcosa che nessun altro alla sua epoca poteva avere. E questo per noi è un grosso problema, perché appunto ci impedisce facilmente qualsiasi confronto. Passo ad alcune osservazioni sparse ma secondo me parecchio interessanti. Una è quella di cui ci siamo accorti con lei ieri mattina, che unita a quello che diceva Emanuele prima mi porta a rivedere parecchio l'opinione di Kaufmann. Kaufmann dava molta fiducia all'archetipo tardo antico e diceva che tutti questi errori presenti negli Aratea di Harley devono essere colpa del copista carolingio, anzi di un copista non intelligente, di un copista che era un disegnatore e forse non sapeva nemmeno leggere e scrivere, e che ha copiato come se uno mettesse a copiare un testo in arabo. Ora, se il Virgilio romano fosse una copia carolingia, noi daremmo la colpa al copista carolingio per tutti quelli, per l'enorme numero di errori che c'è. Volevo farvi vedere due punti in cui il copista del testo in capitale rustica congettura, e sono all'interno della pagina dedicata ai pianeti. Ci sono due punti in cui c'è il nome di Eratostene come fonte. Evidentemente, che ne so, non lo leggeva bene, non era in grado di capire che era Eratostene, cosa strana perché l'ha citato mille volte, fra l'altro. E comunque, ora, se riesco a ritrovarlo, magari lo ritrovo. Uno è qui. Non so se riuscite a leggere, nonostante le condizioni di luce, ma qui Etiam Aratotenes. E lassù, al posto di Eratostenes, c'è, eccolo qui, Efratos Atenensis. Questo è uno che sa di cosa sta parlando, vagamente. Sa che, per esempio, innanzitutto sta capendo più o meno quello che legge. Sa che si parla di Arato in questo testo, sa che è esistito Arato e che era un autore di astronomia, e non leggendo l'inizio del nome di Eratostene, ha scritto Arato. Sa che Igino continuamente cita un sacco di fonti
le quali, il 90% delle quali, per chi copia, sono solo nomi, e inventa a un certo punto, al posto di Eratosthenes, un Efratos Atenensis, trasformandolo in un etnico, che è il modo normale di citare, fra l'altro, un autore greco. Questo, secondo me, è davvero un congetturatore, tanto più che gli stessi due punti nel codice di Göttweig hanno correttamente il nome di Eratosthenes, il che vuol dire che nell'archetipo dovrebbe esserci quello, perché il copista del codice di Göttweig non è proprio sto gran genio, e fra l'altro nel 90% dei casi in Göttweig lui non capisce che è il nome di Eratosthenes e scrive Erat come se fosse un verbo, Osthenes, per cui non lo so. A questo punto sono molto dubbioso nel dar ragione a Kaufmann. Secondo me qui abbiamo una stretta collaborazione fra un team di disegnatori, perché come diceva Fabrizio, qui non c'è un solo disegnatore, poi vi farò vedere le teste, nel senso ci sono almeno due o tre, sicuramente forse più, disegnatori all'opera, e a questo punto uno o più calligrafi all'interno di uno scrittorium estremamente complesso, con tanto personale e tanti specialisti diversi. Fra l'altro il testo di Cicerone, ricordiamolo, è in minuscola in questo codice, il che vuol dire che qualcuno nello stesso scriptorium ha a un certo punto riversato in minuscola un testo che nell'originale doveva essere in capitale, probabilmente per renderne più facile la copiatura a chi ha prodotto appunto gli esemplari, che sono almeno due a questo punto, degli Aratea di Cicerone prodotti in ambito carolingio. Un enigma sono le illustrazioni che non sono illustrazioni di costellazioni. Vi ho tediato prima con Tolomeo, col fatto che bisogna disegnare le costellazioni blu perché non sono animali veri, ma sono oggetti ideali, parti del cielo ritagliate con una forma. L'aquila è un'aquila. Infatti c'ha le stelle a caso. Esatto, esatto. Le quattro stelle dell'aquila non sono state messe nella loro posizione, ma sono state messe tutte quante lì. Lì c'è lo spazio per lo sviluppo, dobbiamo sapere scrivere. E qui è il gruppo Orione, Lepre, Cane. E il gruppo Orione, Lepre, Cane, a parte l'enigma del tempietto dentro cui sta Orione, che l'unica cosa che sono riuscito a escludere è che si tratti di una di quelle cornici di illustrazioni tipicamente tardoantiche, come si trovano nel calendario di Filocalo e in qualsiasi medium artistico tardoantico, quelle specie di tempietti, vignetta col timpano. Perché? Perché qui non si vede bene, purtroppo, ma si vede molto bene nei suoi discendenti. Questa roba non è linda, questa roba è rotonda e dà un'illusione di prospettiva. Quindi questa non è una vignetta con una cornice. Qui Orione è dentro a un tempietto monoptero. E questa è una roba che anche qui non trovo confronti. Tutto ciò che sappiamo delle cornici dell'illustrazione libraria, cornici elaborate, non la solita cornice rossa, di IV, V secolo, sono le cornici piatte tipo calendario di Filocalo. Questa roba non lo so. Perché queste non sono costellazioni? L'idea che mi sono fatto è, alla fine Orione, il gruppo di Orione, fa molto presto a trasformarsi in una scena di caccia, dal punto di vista di memoria iconografica di un artista antico. E l'aquila è molto più che una costellazione, nel senso, l'aquila è il simbolo del potere di Roma messo da Giove nel cielo. E sempre per un artista di età romana imperiale, la memoria iconografica di un'aquila è talmente forte, forse in questo caso, da superare la necessità di avere un'illustrazione scientifica. Mi rendo conto che non sono argomentazioni molto forti, però se ne avete di migliori, nel senso, sono le benvenute, perché davvero sono... gli enigmi sono tanti, per l'assenza di confronti sostanzialmente. Date un'occhiata alle teste, qui ci sono veramente almeno tre disegnatori all'opera. Quelle dei pianeti sono ancora diverse. Vi ho messo queste come esempio. C'è questa roba da quarto stile pompeiano, c'è
ci sono queste teste ellenistiche e c'è questo che mi dispiace che si vede molto male, sia per le condizioni di conservazione, sia perché l'ho messa qui in basso e c'è la mia ombra, ma che forse potrebbe perfino essere quella più utile per la datazione, perché ha un taglio di barba, non so se si vede bene, non ha una barba completa come quel signore lassù che è il sagittario. Il centauro ha una barba molto strana, questa è una barba completa. Ho cercato con fonti tardo antichi perché il fatto che sia così con questa scrittura in capitale rustica mi fa pensare a un archetipo di IV V secolo. Non so come fosse un codice di secondo secolo, non so se qualcuno lo sappia. Parentesi, il primo editore del codice, William Otley, nel 1836, datava il codice degli Aratea di Harley al secondo secolo, perché queste illustrazioni sono talmente classicistiche che lui non poteva pensare che un artista carolingio potesse fare un lavoro del genere. C'è il ritratto a mezz'occhio, che secondo Vasari è un'innovazione all'inizio del Cinquecento, cioè, che non è di tre quarti, non è di profilo, è tagliato qui, è una roba. Questa barba del centauro è una barba tetrachica e io non sono riuscito a trovare nessun altro confronto antico. Adesso non so se vedo l'unica archeologa qui in mezzo, però nel senso ci vorrebbe Gianfranco in questo caso, ma questo taglio di barba rasata qui e tenuta lunga solo a sottolineare la linea della mascella è una cosa che va estremamente di moda all'inizio del IV secolo fino alla metà del secolo, direi Vetranione è l'ultimo per cui è attestata e poi sparisce. Questo è l'unico misero, molto misero appiglio cronologico dal punto di vista antiquario che sono riuscito a trovare in tutte queste illustrazioni. Ve lo butto lì in attesa di ulteriori studi, ma è appunto come veramente anche questo come interrogativo. Mi rendo conto che forse siete un po' delusi dal fatto che ci sono più domande che risposte, ma questo è quanto vi posso presentare. Grazie Fabio delle domande interessanti, adesso aspettiamo le risposte. Fabio, io avevo mille cose da chiedere che... No, ma penso che si senta anche se... Ah, però bisogna far così, va bene. Allora, la prima cosa è che l'aggiunta al foglio 1 recto è un'aggiunta inglese. Un'aggiunta inglese ed è forse la più antica inglese, dovrebbe essere sullo scadere del X secolo e tra l'altro anche un tipo di scrittura che forse si può anche localizzare perché ha tutta la faccia di essere una scrittura di Canterbury. E quindi secondo me una delle urgenze sarebbe fare con l'aiuto dei paleografi professionisti una stratigrafia di queste parti aggiunte per capire anche la parte finale, incomincia ad aggiungersi già poco dopo. Come mai? Era già mutilo così? Forse sì, era già... Allora, ti dico l'idea che mi sono fatto e forse ce la ricordate. Sì, certo. Sì, non ve l'ho detto perché appunto era poi per non dilungarmi troppo, però adesso mi fa piacere che tu me l'abbia chiesto così. Allora, questo manoscritto ha avuto dei problemi, nel senso che quando è stato trasportato, ma si vede molto bene anche qua, quando è stato trasportato in Inghilterra, mi rendo conto che le condizioni di viaggio non dovevano essere proprio le più felici, è stato piegato a metà, e questo si vede chiaramente perché tutti i fogli sono divisi da questa linea verticale che in alcuni casi ha anche danneggiato gravemente le illustrazioni, ha preso dell'acqua perché è stato bagnato in corrispondenza della linea verticale ed è la ragione per cui in alcuni fogli non si legge più niente degli inchiostri colorati, e se contiamo che Igino era scritto quasi tutto in inchiostri colorati, alcuni sono totalmente illeggibili, e ha perso dei pezzi, fra cui ha perso l'inizio, le prime pagine. La prima pagina di illustrazione astronomica, di introduzione astronomica, che sono state sostituite al suo arrivo in Inghilterra in una scrittura che è riconosciuta, direi
universalmente come del monastero di Sant'Agostino a Canterbury. A sua volta poi uno dei fogli aggiunti, rimpiazzati a Canterbury, è poi andato perduto anche lui, quindi adesso l'inizio è di nuovo mutilo. La grande questione è: come hanno fatto a sostituirlo? Vuol dire che si leggeva ancora qualcosa nei fogli iniziali e quindi loro hanno ricopiato? Vuol dire che avevano accesso a un altro manoscritto? Perché noi abbiamo sempre pensato, cioè quello che si pensa comunemente è che gli Aratea di Cicerone, tutta questa roba arriva in Inghilterra e da lì comincia a essere copiata, perché le fonti stanno in Francia. Per cui la cosa più probabile è che questi si siano trovati con un foglio gravemente danneggiato, ma che ancora si leggeva, hanno detto: aspetta, copiamolo, facciamo un foglio nuovo, e l'abbiano sostituito in questo modo. Tutto il resto, secondo me, è ancora francese, ma semplicemente perché, appunto, per le condizioni di conservazione, gli stessi danni di tutto il resto del manoscritto, tranne il foglio 1, che è di Canterbury e che è appena successivo all'arrivo. Quindi sì, sono perfettamente d'accordo con te, per esempio, che questo planisfero non è inglese. Anche perché, appunto, questa roba viene dalla tradizione di Germanico e loro non avevano accesso ad altro prima che gli portassero gli Aratea di Cicerone. Per cui questo manoscritto è passato molto presto da un ambiente di corte a un ambiente monastico, e da un ambiente di rappresentanza a un ambiente di studio. E nell'ambiente di studio ovviamente si accorgono della sua gravissima lacunosità e aggiungono cose, cercandole dalle tradizioni che hanno, per farne un oggetto che possa essere utilizzato per lo studio e per l'insegnamento. Questo è... L'altra cosa che mi veniva in mente di chiederti a proposito della tua giustissima osservazione, cioè quella del monocromo delle terminazioni delle costellazioni. Io non avevo associato assolutamente a Tolomeo tutto questo, però l'avevo associato a un planisfero che in ambito latino aveva queste caratteristiche, cioè quello di Colonia. Quello dove anche lì il planisfero è trattato con una nuance più cerulea verde, che in realtà, però monocromo, tendenzialmente. Adesso non mi viene più esattamente in mente qual è la segnatura di questo. Forse sì. Viene in mente un planisfero coloniense carolingio con questa caratteristica. Ma non lo so, se ricordo bene. E poi lascio la parola agli altri, se mai poi richiedo la possibilità di intervenire, perché sono tante cose interessanti. No, grazie mille. Proprio, ne avevamo poi già parlato ieri di molte cose, e anch'io nottetempo, tra virgolette, ho un po' riflettuto su alcune cose, soprattutto ho controllato alcuni punti di cui avevamo discusso. E allora, per quanto riguarda, diciamo, la parte di sinistra, no, dello stemma, resto anch'io di quell'idea lì, e cioè, nel senso che c'è qualcosa che non va in questa... Esatto, e il punto chiave probabilmente è proprio in B, che è in effetti il più diverso, cioè è un prodotto molto, molto, un prodotto eccezionale, ecco, via. E per quanto invece riguarda la parte, diciamo, la parte di adesso, insomma, la parte G, la parte continentale, italica, chiamiamola come... Allora, lì ho fatto alcuni controlli. Allora, il primo, abbastanza sorprendente, parlavamo ieri, no, anche il professor Crivello, che appunto c'è nel catalogo della Biblioteca Capitolare di Vercelli del 1426, non compare, però l'osservazione di Ciriaco è del 1442, quindi è strano, cioè nel senso, dovrebbe essere arrivato Vercelli, abbiamo un terminus postquem e uno antequem. Non è detto che nel catalogo del 1426 sia davvero un catalogo completo, registra i manoscritti che sono in capitolare, poi se qualcosa stava al di fuori, okay, se stava in Tesauro, Santi Eusebi, se stava in un'altra parte, però è certamente un fatto.
E poi l'altra questione, appunto, Rive sia nell'articolo dell'80 che dell'83 ipotizza che il Vercellensis sia l'antigrafo, diciamo, di A, M ed S, sì, ma non di Gottweig. E anche lì, diciamo, l'argomento che lui utilizza è sul verso 20, dove si parla di Perseo, che c'è una clausola che è uguale, appunto, nel Vercellensis, in AMS e non in Godvai, quello. Però anche su questo, cioè, è un argomento. E poi l'altro punto era quello dell'iconografia, no? Cioè, nel senso, appunto, che G, Godvai, non può dipendere da H. A me, tra i vari esempi che hai portato, no? E a me la cosa che però in realtà colpiva poi ancora di più è Orione, perché Orione è proprio diverso. Cioè, è di spalle in Godvike, se non ricordo male. Cioè, è proprio tutta un'altra iconografia. E non ha la spada sguainata. Guarda, ce l'ho qua. Qui. Godvike è la mia sessione. È così. È completamente diversa. Però già, o è la luna... Esatto, e ha un'aureola. Guarda. Scusate. Sì. È lui che però in Golda è fatto da no. Poi l'altro. C'è il mantello. No, la posizione. Sì, ha il mantello, ma la posizione è quella canonica dell'Orione del lagato pagliatino. Che passa poi nel. Perché poi. Ok, poi sempre dal punto di vista iconografico, altra cosa che mi ero notato è nell'Eridano, che in Godvike è giovane e invece nell'Arleianus è vecchio, è barbuto. Anche quello. Allora, uno potrebbe. L'ipotesi che ho fatto io è. L'artista di Godvike, diciamo, contamina, prende maggior libertà. Se il discorso partiva, no, ieri abbiamo detto che Arleianus è una copia filologica del suo antigrafo per certi aspetti, o meno lo vuole essere. Però anche lì una cosa sempre partita da uno spunto salto fuori ieri, cioè l'assurdità del Sagittarius che non tende l'arco. Ecco, lì credo che il Godvike sia invece corretto e l'Arleianus aggiunga, perché l'arco in Godvike non ce l'ha in mano il Sagittario, perché è nella pagina successiva. E invece l'Arleianus lo va ad aggiungere. Ed è l'unico caso Godvike dove il Sagittarius è senza arco. E probabilmente quella era una caratteristica davvero del modello, c'era un'innovazione. Il fatto che il Sagittario fosse senza arco, perché il Sagittario perché l'arco era invece una costellazione, un asterismo a sé, a cui era dedicato una pagina. E quindi secondo me anche questo un po' mescola le carte. Cioè, nel senso, sono sicuramente due tradizioni distinte, però a questo punto è capire come interagiscono. Cioè, perché per esempio questa cosa, cioè, ci deve essere un altro passaggio intermedio di mezzo. Non lo so, sono tutte... Cioè, esatto, come i problemi si accumulano e non si risolvono, ecco il punto è pieno. Io di Orione ho sempre avuto l'idea, però un'impressione da non specialista di illustrazione astronomiche, che fosse l'unico risarcimento, buongiorno, carolingio, ad un ciclo tardo antico in cui mancava Orione, e fanno la cosa più banale che possono fare. Immagina, non sapendo distribuire il testo di Gino all'interno di una figura, si inventano questa edicola di cornice e lasciano la figura in maniera molto così, nella recensione Harley 647, molto poco astronomica rispetto alla tradizione che conosciamo. E però, ecco, tutto questo, non so se sia tu hai presente probabilmente molto bene la fortuna che ha il tempietto all'interno dell'arte carolingia come struttura che incornicia incipit, oppure che partecipa alle tavole dei canoni. Io ho immaginato che
che era l'unico espediente che potessero mettere in atto per non fare un falso che non avrebbero avuto il coraggio di fare. Come mettere i versi di Gino all'interno della figura? La mettono in una cosa più passiva, cioè una struttura architettonica, che più o meno accettavano di che li potesse. Però questo, come ti dico, è un'impressione molto superficiale che tu probabilmente avrai argomento per confutare. Questo microfono. No, ok, parto da Orione perché mi sembra un po' più breve. Due argomenti. Il primo è la tridimensionalità di questo tempietto monoptero. È una cosa che a me non viene in mente nell'arte carolingia. Io sono molto ignorante di tutto ciò che non è manoscritti astronomici, quindi, nel senso, il fatto di creare una cosa, appunto, un oggetto tridimensionale all'interno del quale c'è il personaggio, non lo so. Ma l'argomento vero però è un altro, ed è quello che codicologico. Non può cadere un'illustrazione, ne devono cadere due, perché se cade un foglio cade davanti e dietro, come nel caso di Acquario e Capricorno, che sono cadute tutte e due, o nel caso delle illustrazioni con il sole e la luna, 20 stagioni, che sono cadute, è caduta la pagina con le illustrazioni e 30 righe di testo. Non può perdersi un'illustrazione senza che si perda anche quella che ci sta dietro. Orione è sul retto? Orione è sul, non me lo ricordo, ti dico anche cosa ci sta dietro comunque. Allora, Orione, Orione sul retto e dietro c'è il cane, ovviamente. Per cui non lo so. Certo, è il fatto che poi nei due rami della tradizione venga integrato in modo diverso e che nella famiglia continentale, diciamo, venga presa l'illustrazione fondamentalmente dell'arato tardo antico, che girava in almeno due esemplari in Francia, in età carolingia, mi fa pensare a quanto si dovesse vedere nell'archetipo. Questo sì, perché questa io non sono riuscito a trovare confronti decenti, ecco. Mentre quella di Grootveig è ben inserita in una tradizione di manoscritti astronomici, questa roba qui non lo so. Comunque no, Grootveig va visto, credo sia l'unica soluzione. No, semplicemente perché sia come prodotto codicologico è molto strano, è l'unico in cui ci sono, si è conservato sia l'arato latino sia gli arati di Cicerone, entrambi col ciclo di illustrazioni, per cui, ah certo, scusa, avevano Orione nell'arato latino, esatto, e l'hanno copiato da lì. Però il discorso è perché hanno fatto questo? Cioè, questo non lo so, però almeno son già contento di aver trovato il modello. Poi ci chiediamo il perché, non lo so. Perché il punto è nel senso, abbiamo lo stesso problema in tutti, cioè sia risolto in maniera diversa. È possibile che sia l'Arleianus sia Godwig pongano lo stesso problema, cioè che a un certo che Orione, l'illustrazione di Orione, per qualche motivo non è riconoscibile o non ci piace, non lo so, cioè c'è un problema di sensazione, ma non sul testo, perché il testo sia di Gino che di Cicerone ce l'hanno e non hanno un'altra fonte, esatto. Però su quella facciata c'è un problema che risolvono in due maniere diverse: uno andando a prendersi quello che ha davanti, cioè nel senso, nella prima parte del codice c'ho l'illustrazione, la pesco da lì, la metto lì, qua tutt'altra storia. One very small comment, or two very small comments. The first is there is in one of the Greek commentaries that's in Mass, there is a prescription that says if you want to paint the constellations, use white wax.
on blue. And if you look at these pictures, again, it's the base color is usually the blue-gray, and then the high, and the same in the Vatican manuscript, the highlights are white. So again, I think it goes back to a globe tradition and then has just evolved in this way. The other thing, and just thinking about that description in a Greek text, I haven't thought about it, but it's something to think about. The only time I've seen text inside the body of a figure is in Byzantine manuscripts. You see shaped text in Herbanus Marus, but the only time I've seen writing inside a text that follows the contour are Byzantine manuscripts. So if we have a Greek connection, wherever it comes from, that would be very, very interesting, because again, it shows a tightness with the East-West tradition that we haven't anticipated. What kind of manuscript? It's a picture of an angel, and the wings are filled with commentary. So it's something to follow, because there's obviously some connection there. And the only last thing to add is, of course, the stars were added much later by a hand that was copying the text and was not looking at the sky. So that's just a third point. The stars are you know, go nowhere. Okay. For them. Thank you. I didn't know this Byzantine angel with wings, but that can be explained because we have a poem in the Greek anthology, which is called "The Wings," and that is a perfect ancient Greek model for a Byzantine scribe. While there's really no model for these. This remains the big question about this commentary. So how can you have the idea of doing that? This is my real question. I think it was a classical idea, but how it got there. Yeah. So. Finora le domande sono state soprattutto sull'aspetto iconografico, artistico. Vorrei tornare su questa prefazione anonima di cui lei ha indicato quanto interessante. Io invece indicherò quanto è convenzionale. È un topos della filosofia greca soprattutto, che si trova in Platone, in Aristotele e soprattutto nella Stoa, che c'erano i primi uomini che sapevano tanto e poi la loro saggezza è andata perso per cataclismi naturali o per dimenticanza. Poi in secondo tempo i poeti sono venuti e hanno creato delle favole che sono false e che devono essere capite in modo allegorico. Questo si trova quasi esattamente così in Cornuto, per esempio. Le cose nuove in questo testo sono soprattutto il riferimento ai Cretesi, perché quello ha messo insieme le menzioni dei poeti con le menzioni dei Cretesi. Però per il resto ci sono soprattutto nella Stoa tanti passi simili che posso portare alla sua conoscenza. Grazie mille, le dirò da subito che avevo intenzione di presentare questo testo anche al seminario di ricerca, se poi vorrà, insomma. Però no, sono molto contento che ci siano degli antecedenti classici. La cosa che mi ha stupito è che questa roba è totalmente non comune per l'Alto Medioevo, dove in generale l'idea è che ovviamente tutti quelli che
non hanno conosciuto la rivelazione perché non erano cristiani, non hanno capito niente di come andavano veramente le cose, quindi non, in generale tutto il passato o doveva essere direttamente buttato via, come tenta di fare Gregorio di Tours, costruendo un nuovo sistema di costellazioni addirittura, oppure deve essere letto con molta cautela, ma ben sapendo che noi siamo cristiani e noi sappiamo come veramente è da intendere il cielo. E se questo autore, o se chi ha deciso di mettere questa introduzione, è addirittura andato a ripescare una tradizione che era una tradizione di filosofia classica, a maggior ragione questa roba diventa molto interessante e bisogna trovare le sue fonti. Sì. Ecco. Secondo me saranno stati i padri della chiesa latini che citavano questi... Cioè io conosco fonti greci tipo Clemente d'Alessandria, ok, ci saranno anche i padri latini, magari anche Agostino. Bisogna che mi metta a cercare semplicemente, per adesso ho solo collazionato e quasi tutti i manoscritti. Sì. Perché di solito il poco che è stato pubblicato in bibliografia su questa introduzione rimanda a Isidoro, ma in Isidoro non ho trovato niente di tutto questo, quindi ha delle fonti precedenti, bisogna che le trovi, mi metto a cercarle. Grazie comunque. Sì, questa è un'ottima linea, grazie. Cioè, forse un piccolo suggerimento, una cosa di cui non so molto, ma forse che potresti sviluppare se non l'hai già fatto. Per quanto riguarda la questione del testo dentro l'immagine, mi chiedevo se non si potesse indagare in direzione della tradizione De Carmina figurata, che appunto rimanderebbe in ambito latino più o meno alla stessa epoca. Io ho in mente, ho visto una volta in una mostra dei codici di Optaziano, che è questo poeta del IV secolo, che lì appunto il gioco è quello che i versi, con la loro lunghezza, la loro disposizione, formano la figura. E quindi appunto ci sono queste forme, questi disegni che vengono formati attraverso la disposizione dei versi, e chiaramente è una tradizione diversa, perché lì il gioco è voluto e quindi i copisti hanno dovuto, diciamo, inventarsi, trovare un modo per mettere sulla pagina questo gioco voluto dal poeta. Forse appunto chi ha composto l'archetipo del manoscritto di Harley poteva avere in mente qualcosa del genere, ecco. Sì, Optaziano era certamente conosciuto, fra l'altro anche in epoca carolingia, perché poi è imitato da Rabano Mauro. È un tipo di carme figurato che è tutto impostato sul rapporto geometrico. Cioè Optaziano, più che creare figure illusionistiche, come in questo caso, lui crea incroci e soluzioni geometriche disponendo le lettere in maniera molto regolare. Di già. Sì, non volevo dirlo, ma fa cruciverba. Ecco, che poi è il modo in cui viene imitato in età carolingia, che gli permette soprattutto di fare tutte le croci che vuole e in tal modo di fare poesia religiosa, fondamentalmente. Questo è più simile ai carme figurate di Teocrito, per esempio, dove c'è anche l'altare. Sì, 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 sì. Qui è un'altra cosa, da due punti di vista. Il primo è che questo testo ovviamente non è stato creato per essere messo così. E il secondo è che il testo viene disposto in modo da creare, non come avviene nei Carmina figurata, una forma geometrica, ma da creare una pittura illusionistica. Cioè, forse la lira è quello più... però la lira non ce l'ho qui, purtroppo. Il testo viene, le linee curve del testo servono a creare una profondità, cioè qui c'è dietro un intento artistico e una capacità artistica, anche i colori, anche diversi colori, che gioca
nel rapporto fra testo e immagine, al di là della forma globale, ma anche all'interno, costruendo un oggetto artistico e illusionistico. E questa è la cosa che non trova confronti, secondo me. Sì, credo che l'analogia con la Carmine Figurata è importante, però è anche un pochino fuorviante. Io credo che la Carmine Figurata è la presupposta, e sono testi che sono stati creati per essere figurati. Hanno anche una forma metrica che impone questo. Questo qui presuppone che esistono questi tipi di testi, però ha tagliato un testo che non è stato creato per questo scopo e ha usato le parole, le lettere come una persona che non sa leggere li potrebbe anche usare, semplicemente come per il loro impatto visuale. Cioè, sono dei disegni, potrebbero anche essere sostituiti da linee e disegni, però sono lettere, e perciò c'è un tipo di feticismo del testo dalla parte di uno che non sa leggere bene e che è affascinato dalle figure delle lettere che non capisce bene per il loro senso, che presuppone la Carmine Figurata, ma in un altro contesto culturale diverso. Cioè, è davvero un tipo di feticismo interessante. Sì, no, mi piace l'idea di feticismo, perché mi è capitato di definire molte volte in conversazioni private chi ha creato questo archetipo, chi ha commissionato questo archetipo, come un hipster. Nel senso, questo è un hipster. Perché è uno che vuole qualcosa che gli altri non hanno, vuole qualcosa di più particolare, vuole qualcosa di speciale, e con un certo tipo di feticismo. E non trovo confronti, non ne trovo. Io ho usato la parola feticismo in senso tecnico, cioè un fetish è un oggetto che ha un certo impiego, però poi viene tolto da questo uso e dato una carica simbolica per arrivare a effetti psicologici e anche religiosi diversi di quello. Come questo testo aveva il suo impiego per chi sapeva leggere, e poi le caratteri vengono rifunzionalizzati di maniera feticistica. Sì, sì, non perdono il carattere originario. Infatti, perché come ha mostrato Anna, appunto la scelta degli excerpta è molto attenta. Quindi viene aggiunto questo, diceva ieri Fabrizio, un bibliofilo? Sì, un bibliofilo altro che un feticista del testo, come noi. A proposito della storia del manoscritto che passa presto in ambito, sempre il microfono, in ambito monastico, mi viene in mente che il fatto che si trovassero corte non pregiudica questa possibilità, perché ad esempio quello che capita normalmente quando muore Lotario, i suoi beni vengono divisi e il salterio passa nelle mani di una sua figlia, una monaca, che lo porta con sé e poi va a finire a Saint-Hubert, dove riceve delle integrazioni. Ad esempio si accorgono che nella serie dei cantici ne mancavano tre e li aggiungono, e quindi secondo me nulla vieta di pensare che nel 55, nel momento in cui c'è lo stato di abbandono di Aquisgrana, questa roba conosce una dispersione in alcuni grandi monasteri dei dintorni, e tra quei monasteri, a mio modo di vedere, il più indiziato per aver accolto questo manoscritto poteva essere ed esportarlo dall'altra parte della Manica, Saint-Bertin. Però, come ti dico... Mi è stato suggerito da una voce celeste di interrompere il dibattito per un attimo per una pausa caffè. L'attimo, anche sfuggente, durerà 15 minuti fino alle 12:15. Così possiamo poi tornare per una discussione finale e concludere verso le 1.
Vi do appuntamento per qui tra 14 minuti e 45 secondi. Dunque sì, così va meglio. Dunque c'è ancora tanto da discutere e penso che lo faremo a mensa, lo faremo ancora un po' avanti. Poi Kristen, vorrei che chiudesse dopo le domande iniziali, ci dicesse quali altre domande sono arrivate, più che le risposte, mi sa, perché anche le risposte forse, però volevo provare a parlare un pochino con voi di quello che abbiamo fatto come gruppo di ricerca. E, sia di quello che vorremmo fare, ma in particolare volevo chiedervi se qualcuno di voi ha visto il nostro sito Certissima Signa e per questo ho chiesto a Giovanni Mascellani, che è qua, che è il nostro curatore del sito in tutti i sensi, cioè lo disegna, lo pensa, ci suggerisce, ci fa un grandissimo lavoro. Se avete suggerimenti da darci, perché noi siamo un po' un momento un po' fermo e bisogna capire cosa va, cosa non va e cosa un utente migliorerebbe, perché se lo facciamo solo per noi sarà un lavoro molto, molto, molto limitato. E di solito se uno mette un sito su web lo fa perché tante persone lo possano usare e l'opinione degli utenti diventa veramente indispensabile, anche perché, dico con un certo orgoglio, ci avviamo ai 100.000 contatti, che per un sito che ha una lista di manoscritti e poco più è quasi sorprendente. Ci siamo anche guardati in faccia per cercare di capire se qualcuno si connetteva a tutte le ore per aumentare il contatore dei numeri, ma ci è sembrato incredibile perché non è una cifra che possiamo raggiungere anche volendo, e quindi vorremmo farlo, quelle energie che ci impegneremo, vorremmo impegnarcele in maniera un po' finalizzata. E questo è il primo punto. L'altro punto è annunciare il prossimo progetto di lavoro, che sarà, se possibile, vorrei fare io, lavorare su una digitalizzazione e una revisione delle fonti greche e latine di commento ad Arato, cioè prendendo a riferimento il Maas e prendendo a riferimento l'unico che ha fatto un lavoro veramente introduttivo alla tradizione dei catasterismi, che è Carl Robert. Sono due lavori ottocenteschi, sono due lavori a stampa, sono due lavori incompleti perché ci sono materiali nuovi che arrivano, ma sono anche incompleti perché sono difficili a usare. Abituati noi ora a mettere, a confrontare i testi sullo schermo, a cercarli, raccoglierli, abbiamo grandi difficoltà. Quindi vorrei vedere di provare a lavorare su questo. Il mio sogno lontano è di fare una sinossi non solo dei testi, che già quella manca, perché manca per tutta la parte di commento ad Arato che non siano le immagini delle costellazioni, cioè manca la parte introduttiva, diciamo quello che in Igino sono i libri 1 e 4 e questi due vanno confrontati con tutto il resto che c'è, ma di fare, a parte la sinossi dei testi, una sinossi delle immagini. La Kristen ha aperto la strada, io spero che troveremo un modo di lavorare ancora e fare ancora di più, perché se vogliamo farci un'idea di quello che succedeva, forse è a forza di confronti di questo tipo che si riesce a farlo. E se si riesce a mettere tutti i materiali così in forma digitale, devo riconoscerlo, io che sono una vecchia generazione che ha ancora piacere a leggere i libri, non riesco, io col Kindle non riesco tanto a vivere per esempio, però devo riconoscere che una dimensione digitale di questi materiali veramente ci faciliterebbe la ricerca, veramente tanto. Per esempio io comincerei a cercare blu in tutto quello che c'è e vedere chi è che parla di blu per riallacciarsi a prima. Dunque io ora provo a collegarmi a Certissima Signa, speriamo bene, e dopodiché chiederei a Giovanni di venire qui con me e a voi di dirci cosa ne pensate.
famoso Iku che diventa Ipos, e allora volevo vedere di organizzare qualcosa su questo, però ci vorrebbero esperti. Questo ragazzo, che è appunto un ragazzo, questo giovane studioso, mi diceva: sai, noi non sappiamo cosa ne pensano i grecisti di queste tavolette. Ecco, ho detto, ma suonando male, i grecisti ce li hanno. Se vieni a parlarci, magari troviamo qualcosa, no? Perché Eudosso, si sa, questi fanno viaggio in Egitto, d'accordo, ma è sulla costa dell'Asia Minore che si gioca questa cosa qua. Sono questi caldei, come quello che è andato da Platone sul letto di morte, sono questi che portano le informazioni astronomiche più lontane. Quindi c'è una sezione appunto che pomposamente si chiama astronomica, che è molto debole, però adesso cerchiamo almeno l'Egitto, però ci dobbiamo mettere la Mesopotamia, quella manca, e poi sì, tante altre cose. Però lui si sta rifiutando di riconoscere la connessione che io gli ho fatto, e non mi chiede esattamente com'è. Non so di chi è questo computer. Sono desolata, credo. I had trouble yesterday. You do. No. Questo non ce l'abbiamo in questo va wireless. Sì, ma il coso non per posso connettere. Non posso connetterlo io, non è va bene con questo mio? Sì. Forse ce l'ho c'è sempre in borsa, credo. Ah, no, io non dicevo per la rete, dicevo... Ah, dice però posso fare sì, il cavo. Cambia il cavo e fai su... vai su Ethernet. Sì, sì, sì. No, ma il problema è che il cavo Ethernet ce l'ho anche, però lui non sta riconoscendo neanche questo. No, cambia... Però, no, io dicevo l'adattatore per il video. Tenere preto. Perché altrimenti questo non posso attaccarlo al video. You remember at the beginning? Oh yes. You had some questions. You had some questions. I don't know if you have found the answers. I think my first issue was that everyone had grouped these illustrated Cicero manuscripts together, and how very different they were. So for me, this raises a problem that, you know, of the archetype. Yes. And is it possible to think that there were four or five intelligent people over a period of 100 years who would insert different scholia in the same figures? I can't understand the process. And I think we need to, if it was one brilliant person who went to Fleury searching for truth, that's a good story. But the fact that there are these three, at least three different traditions so close together that are different, something's going on that we don't understand. And is it English? Is it French? Is it, I don't know, but it's worth thinking about. And then the other question was, where did Orion get his tent? Because I think that is problematic. And I can't remember what the other ones were. That's enough. No, ma io sono con te. Io quando scrivevo le mie schemi parlavo direttamente in modo molto brutale di copisti e redattore. Perché per me c'era un redattore all'inizio che ha concepito questo. Io riesco a pensare a uno. I processi per cui testi e immagini si diversificano, si possono indagare, in parte sono meccanici, mancano delle cose, in parte entra in ballo il confronto con altri materiali che arrivano, in parte c'è il testo corrotto, macchiato. Per esempio, una cosa che molto mi ha colpito, mi chiedevo tanto come mai il cigno, che negli Arleiani è l'unico che è trattato nel testo veramente da cani, riguardo alla selezione. La parte del mito è intera, dopodiché in fondo, in uno spazio minimo, questo ha messo
un pezzettino di paramatellula, quindi tagliando un inizio tutto quanto, e poi il numero delle stelle per chiudere, no? Come mai ha fatto il lavoro così fatto male? Ma secondo me perché ha calcolato male gli spazi? Se vi faccio vedere la figura. Poi Fabio mi ha dato subito l'idea, perché lui parlando, è così che mi piace che si lavora, lui ha fatto vedere, io guardavo questo cigno, no? Ho detto, ma caspita, come ha fatto a fare così male? Allora, ha messo tutto il mito, tutto fino in fondo con grandissima cura, fino a Leda, va bene, figlia, ma d'accordo. Dopodiché ci ha messo Ori, Exori, sarebbe Exorini, va bene, Cum Capricorno, punto a caso, l'unico tagliato a caso, e poi Stellas, Adet, numero sbagliato, 14, sarebbero 15. Te lo spieghi male, poi riguardando dico, ma bastava che questa stella non fosse dipinta, fosse fatta come questa, e ci sarebbe stato lo spazio per dire, per mettere tutto, ma è un discorso, il se non funziona. Poi ho considerato che la scrittura è molto irregolare, lascia tanti spazi bianchi, per esempio, quindi forse lo spazio per due righe di testo astronomico ci sarebbe stato, forse. Poi Fabio, ho fatto vedere i pesci di Zwart. Quei pesci lì hanno una parte sopra colorata, che i nostri non hanno, i nostri sono senza colore. Quindi c'è una libertà nell'interpretazione. Allora, se quest'ala lui l'aveva in un modello non colorata, ci aveva tutto dentro. È semplice, a volte sono cose meccaniche di questo tipo o che entrano. Diciamo, c'è il gusto del colorare, così può interferire un po' nel testo, così come può interferire se la mano è più o meno regolare e riempie più o meno lo spazio, no? Quando arrivi in fondo il problema sono due righe, lì il discorso è veramente meccanico e ha molte ragioni. Cioè, l'unica cosa che io posso dire è che il contenuto è regolare e rimanda uno. La selezione del testo è un disegno molto chiaro. Metti tutto in gino così. Questo sono sicuro, ma per le immagini, per la storia delle immagini, lì capisco che il discorso è più complicato. Però scusa, il discorso che facevi è lì, tu dici che era già dell'archetipo questo. Sì, io penso che la scelta del testo fa pensare un disegno molto chiaro. Metti tutto dentro, punto. Metti la prima e la seconda sezione, astronomia e mito, in te. E la volontà dell'intero lo vedi nella volontà di mettere intero la seconda. Per cui comprimi anche un po' la prima, ma ci deve essere tutto. Questo è chiaro. Tutto il resto non lo so. Quindi per questo io tendo a pensare a un redattore. E a un redattore che è interessato al testo, che non è vero che non gliene importa nulla di come si scrive. Però quello lì, quello che ha concepito l'insieme, poi la realizzazione è chiara che non è così. La realizzazione non è questa. Perché anche il Goldberg, la cosa che sorprende è proprio, c'è la stessa spaziatura sulle ali. Così? Cioè, identica. Sono i bianchi così. Identica. E taglia allo stesso modo la fine. Il testo di Scoglia è tagliato uguale. E allora. E questa spaziatura è all'ala colorata. E alle ali colorate. Però dico, non ha le stelle, per esempio, l'altra cosa che colpisce non ha le stelle. I pesci però sono colorati a metà, quindi che testo c'è dentro nei pesci? Questo io lo devo vedere. Cioè, quello come ho fatto vedere Fabio è molto convincente, che lui va per conto suo, buon viaggio. Grazie infinite, ho imparato un sacco di cose, spero di continuare. Lascialo dire a noi. Arrivederci. Lui ha fatto vedere questi pesci che appunto sono legati all'incontrare, lì, però questi pesci sono colorati a metà, ho visto bene. Diciamo che hanno una linea di contorno piuttosto grossa. È questo che mi aveva colpito, perché il nostro no, cioè Harley no, sì. Anzi, la curiosità era, ma ci riesce a mettere tutto il testo lo stesso? Però lui mette il testo sopra il colore. Sì, a volte si sovrappone. Sì, sì. Cioè nel senso di la parte dentro. Sì, sì, c'è questo. È per quello che ti dicevo che è difficile da leggere, la fotocopia per quello. Allora mi rimangio l'ala del cigno. No, diciamo, Greenberg va studiato da capo, perché non è mai stato studiato veramente.
No, quello che è importante di quello che hai detto te ora è che diventa un testimone davvero importante di un altro ramo. Eh sì, che non è mai stata presa in considerazione nemmeno per l'edizione del testo. Sì, è vero, diremo la parlavamo. No, ma di Cicerone, ma neanche di Gino. Perché? Gino? Perché per il Gino Virene lo studio che non so. C1 e G2. Cioè mette esatto, Arle e due Cortoniani, che appunto va bene che è tardo, ma è alla fine l'unico testimone che abbiamo, avendo perso il codice di Ciria. In ogni caso va visto. È una famiglia. Cioè, bastava anche solo per dire non mi interessa, l'ho controllato, però era messo. Io ho controllato il testo, cioè nel senso mi sono guardato, non è. Non porta lezioni sorprendenti, insomma, che si deve aspettare. La cosa che può essere interessante è che almeno in tre punti, se non sbaglio, conferma delle congetture abbastanza facili, per carità, però le conferma. In ogni caso l'avrebbe dovuto dire, anche se poi non lo usava. Sì, sì, però no, il discorso è che nessuno l'ha usato, proprio è stato completamente ignorato, cioè è stato Rivi il primo che lo ha dichiarato fuori. Sì. No, lo studio anche delle figure che fa Fabio, cioè dal punto di vista delle figure anche che lo pende, che lui va per conto suo rispetto a questi qua, mi pare evidente. Che siano tutte queste differenze dovute così a un indirizzo. Questo è l'unico che è tagliato veramente male. L'unico. Non è tagliato male, è tagliata male la parte astronomica. Vai. Tu si può vedere? Sì, lascialo questo Almeno vi faccio vedere. Noi amiamo tanto questo sito perché ci ha costato molta fatica e tanta buona volontà. E ora siamo fuori. Che sono negativi. No, non può. Neanche loro. Stavolta per un problema meccanico. Dai che ci arriviamo. Ci hanno fatto la macumba, ci hanno fatto queste ricordi. Sì, anche mi è tanto piaciuto guardare, non da leggere. Il look è del Don't Read. Più bello è il copy non fatto, più scadente. Lei l'ha scritto per il vino, ma è esattamente questo. Esattamente questo. E quindi forse ritorna anche quello che diceva Glenn, cioè c'è un po' nello scrittorio da pensare che c'è un po' la specializzazione di chi sa disegnare, sa concepire l'insieme con le figure così, e la specializzazione di chi sa stare attento al testo. E a volte si rilancia in maniera sonica. Cioè qui è una cosa, guardare il cimitero, è tutto così. Ma se tu facessi l'edizione diplomatica del romano di Virgilio, delle stelle matrosane di Virgilio, sarebbe uguale. Quindi quando Kaufman pensa che c'è una fase di quarto o quinto secolo in questo modello, forse c'è pure non ha tutti torti. E poi lui dice secondo dopo io lì. Quello che so è che chi ha messo insieme Gino e Cicerone l'ha fatto perché giustamente lui sapeva che andava insieme, cioè storicamente a Bovo andavano insieme. Per me, ecco, la cosa bella di questa esperienza è stata rileggere Gino da questo punto di vista. Io non me ne ero mai accorto. C'è solo Cicerone. Lui come sapeva? Però che nessuno se ne sia mai accorto. Ma va, e poi il problema è che se no ci sarebbe, c'è ancora gente che crede che non se ne sia mai accorto. Guarda, io l'ho letto e riletto cercando le allusioni. Ho detto, ma ci sarà un'allusione a Romano? No, magari non lo cita direttamente a Ovidio. Beh, almeno no, cioè, i commentatori di Ovidio dicono tutto Ovidio, che è solo il Gino, quindi insomma, quello è secondo me è sbagliato, perché Ovidio secondo me faceva riferimento a materiali diretti. A materiali, insomma, commenti ad Arato, cioè Arato secondo me. Leggevano tutti i greco da Dio. Però appunto che il Gino sia anteriore ad Ovidio, penso che almeno gli ovidianisti lo diano per accettare. Sì, no, non c'è una traccia. L'unico aratea che c'è da dentro è Cicerone ed è trattato con autorità perché è lui che viene menzionato in punti chiave, perché il nodo celeste è un punto chiave, forse si capisce bene. Però il problema è che Cicerone usa, poi c'è un'altra questione, che la citazione più lunga da un testo che è completamente diverso rispetto a quello dei manoscritti. Ah. Quando parla di Anno, ci sono proprio. Quando parla? Della nave, c'è un passo di Gino dove, se non sbaglio, viene citata la nave Argo.
non di Cicerone, però. Sì, sì. Dice Cicero, perché io di Cicero ne trovai due. Aspetta. No, sono stato. Aspetta, forse le edizioni strane. Io questo sono due. Ho girato il libro. Nelle favole città anche le nelle esatto, favole, anche nelle favole sì, ma negli Aratea io credo che le citazioni dirette di Cicerone fossero due, se mi dici che ce n'è una terza, forse è quella delle favole. Quanto mi era segnato di sui 126, 29, 31, 34, 37, 40, favole 14, 23, non mi ricordo. Che comunque tornava con quello che te dicevi ieri, Daniele, cioè che probabilmente Cicerone su questa roba c'è ritornata. Lui per civetteria fa dire che è un lavoro di gioventù, però va che la pensa se davvero è un lavoro di gioventù oppure non l'ha rivisto un po'. Credo di no, guarda, che come citazione di Cicerone sono due sue. Però c'è quel problema lì, adesso appunto, allora mi viene più che sia delle famole, cioè è una citazione più consistente, sì, sono un blocco di 5-6. Però se andiamo qua per altri caratteri, motivi sono dunque sì, 3-6, una decina di versi con qualche lacuna in mezzo, nel senso che alcuni sono stati 126-29, 134, 126-29, 131-34, 137-40, per il legge. Favole 14-33, che non mi ricordo. Questo però ti conferma una cosa, cioè che lui ha Cicerone come forte referenza. Sì, sì. A parte nelle favole mi interessa meno, a me quello mi interessa quando lui dice io spiego Arato, e poi l'Arato che spiega lui sono due, Arato greco e Cicerone. Però ti chiedo se ha ragione Martin che già l'opera di Eratosthene era concepita come spiegazione, illustrazione di Arato, e se Gino davvero ha seguito da vicino Eratosthene. Questa è una domandona, se non l'abbia perso, cioè, non lo sappiamo. Ha visto pezzo, sì. Ti dico, io sono rimasta un po' impressionata notando che nell'Arato greco di commento in Mas c'è proprio l'espressione, la volontà di dire io spiego Arato, dove Arato, che riprende quello che lui dice nel quarto. E lì è l'introduzione astronomica, è una sezione di introduzione astronomica, ma non vuol dire che un commentatore è garato, lo dirà che sia garato, quindi non è che sia, cioè la costruzione di Martin, ascolta, va rivista pezzo, ma va rivista in quella parte che Martin non ha avuto tempo di fare nella sua vita, che sono i libri 1 e 4, ma per fare questo dobbiamo riprendere tutto Mas e andare a vedere tutti i commenti astronomici, è un lavorone da fare. Quindi va preso orientativamente, certo per la parte mitografica così diamine che ha preso Eratosthene, lo dice 21 volte, cioè, e lo dice secondo me perché da grande erudito lui sa che si devono citare delle autorità e lui ne cita una che per lui ha un peso, anzi lui si vanta alla fine, dice io ti dedico quest'opera così e l'ho fatta usando i migliori scienziati così. In realtà è una visione astronomica vecchiotta che lui c'ha tra le mani, anche questo conferma Eratosthene, è una visione vecchiotta. Non c'è una parola per il parco, scherziamo, non c'è una parola per niente qua. Cioè è un cielo vecchio quello che lui descrive. Però sì, non l'abbiamo Eratosthene intero, quindi non si può, si lavora per suggestioni, sì, sì, no? Però la parte, i due libri centrali, sì, quelle, i rimandi sono talmente forti. Ci ha aggiunto delle cose, sì, certo. Ci ha aggiunto tutta questa erudizione che andava bene con lui, con Polistore, Egesianate, tutti questi, dicevamo con loro, no? Uno che ha la biblioteca palatina sotto mano, magari ce l'ha anche per intero, ha gli estratti, anche può fare edizioni di lusso illustrate. Io mi sono chiesta, cioè se uno voleva fare un'edizione illustrata di lusso ed era il però prefetto, se è davvero un'opera giovanile, forse la biblioteca palatina ce l'aveva. Esatto, però, però tu sai che ci si ritorna negli anni sulle cose, no? E la moda delle edizioni di lusso di questo tipo, dove la metti?
Io non lo so perché non me ne intendo, però diciamo come fonte e come materiale di lavoro meglio di lui ce l'abbiamo nessuno. Sì. Non è un caso che l'unico altro che ha fatto una roba del genere è un principe che doveva diventare imperatore, è germanico. Cioè è un altro di quelli che aveva accesso al meglio della tradizione, anche greca. Non a caso, sono loro due. Uno era prefetto della biblioteca e quell'altro doveva diventare, se la vita non avesse fatto svolte o se non l'hanno fatto, non si sa, però era l'altro che aveva i materiali greci interi sotto mano, era l'altro, e l'ha trattato anche lui con grande libertà mettendoci dentro. Lui sì, Ovidio, mettendoci dentro citazioni. Lui sì, dopo. Vabbè, scusate, forse Giovanni ce la fai? Se no, ci stiamo per arrivare forse. Se no vi porto a pranzo e vi dico ci scrivete, che va bene lo stesso, forse un fatto di resistenza. One of the words that I get very nervous about is astronomical, and I think we need to find another phrase for what we would call these descriptive star catalogs, because as soon as it's not astronomical, and as we've noticed from when you put an astronomer together with this material, there's a huge clash. Sì, hai ragione, ma perché noi siamo abituati a Tolomeo, siamo abituati a un livello molto più alto. Che un rudimentum scienziae, come era quello, diciamo, tra virgolette, la parte, possiamo dire, un po' più astronomica, un po' più close all'astronomia, no, non di più, però un po' di più. Perché è osservativa, perché ti chiede di considerare quante stelle sono, ti chiede di guardare la mappa e vedere su che circolo sta, sì, insomma. Because I mean one of the things I would use the term descriptive astronomy. Descriptive star catalog or something. Because you can see if you go from Eratus and Hipparchus, somebody looking or thinking in spherical terms, and then you can almost see the compression into two dimensions, and they lose the sense of space, and at the end, one's just going from a picture to a picture. Yes. And this process is something that an astronomer would not understand. So it's a whole different way of transmitting knowledge. Sì, è vero, però vedi anche quando lui dice tutti i paramteronta, che è uno dei punti su cui ho molto discusso con Arnold Zucker, il quale crede, sostiene che tutta questa parte retrostenica in realtà non è che l'enfasi di una pittura. Non c'è niente di interesse scientifico, non c'è niente di interesse astronomico. E mi diceva, mancano i paramteronta. E io ho detto, sì, mancano i paramteronta, perché per commentare Arato non ce n'era bisogno, Arato li faceva lui, c'ha 200 versi di paranatello, quindi non è che deve commentare. Invece Gino giustamente li mette, perché tu devi vedere chi sorge con chi. Questo rompe un po' la dimensione tonica, cioè riporta un po' la dimensione. È lì che arriva il discorso che facevamo ieri, senza una sfera di paranatello non li capisci, non ce la fai. Quindi sì, è basso livello, un'astronomia descrittiva molto elementare, certamente. Io penso che fosse concepito così, come un rudimento in scienze, molto terra-terra. In fondo questa elita anche colta romana, ma probabilmente anche quelli greci delle corti alessandrine, no? Avevano questo gusto dei manuali di istruzione scientifica, però poi insomma, abbastanza superficiale. Sì. Perché non andassero in profondità? It's popular science. Sì, yes. Sì, esatto. Una dimensione molto familiare che ti serve un po' per l'astrologia, perché il campo sorge con questo e tramonta con quello, oppure per gli usi della vita, quando sorgono le Pleiadi, quando tramontano. Sì, molto libero. Sì, è duro dire astronomico, sì. Hai ragione. Eccolo. Finalmente dopo tre compiuto provate. Grazie Giovanni. Io lavoro un pochino a questo sito dal punto di vista tecnico, nel senso che sono un matematico, non ho nessuna
esperienza, insomma, conoscenza del campo in cui lavorate voi, per quanto varie sue parti mi affascina, però diciamo, lavoro alla fine come programmatore web per questo sito. Il lavoro su questo sito, sempre appunto dal punto di vista tecnico, è stato iniziato da Dennis Nadin, che era anche lui un matematico della scuola, ora all'MIT, e io continuo a fare il maintenance. Il sito è concepito come un database di riferimenti, per cui esistono oggetti di vario tipo, appunto che sono descritti, i manoscritti, in cui ci sono i cavi di manoscritti, costellazioni, testi, luoghi, persone, e poi appunto questa cosa di cui non discutevamo sul nome, che è idealmente un piccolo riferimento di concetti che possono essere utili per decodificare il resto, e poi appunto una bibliografia dei link. L'idea è che all'interno, diciamo, questo sito non vorrebbe essere soltanto una collezione di oggetti, ma anche cercare di rappresentare delle relazioni tra questi oggetti. Per esempio, appunto, tra manoscritti e testi ci sono delle relazioni, nel senso che io in un manoscritto posso sapere quali testi sono contenuti, quindi oltre a una descrizione del manoscritto c'è anche un elenco di testi contenuti. Viceversa, se vado in questi testi vedo quali sono i manoscritti che lo contengono. Quindi questo è un po' l'idea di fondo del sito, no? Questo è vero anche appunto per costellazioni, stelle e pianeti, quindi i vari oggetti astronomici che sono descritti, in cui appunto per vedere le immagini che stanno sul sito bisogna fare il login. Vediamo se mi ricordo la mia password. No, vengo io. Vediamo, faccio un'altra prova, perché il mio browser se la ricorda, quindi io no, è falso, quindi io non devo mai metterla dentro. No, vieni andata perché in questo momento qui c'è un problema grandissimo, è quello dei diritti di riproduzione. Noi mettiamo il link dove le istituzioni rendono visibile il manoscritto, dove c'è ti diciamo vai diritto lì, lo vedi. Però ci farebbe tanto comodo poterli mettere vicini, perché quello che dicevo della sinossi delle figure non è. Non lo so. Aspetta, perché io dico che lo so, ma. Va, poi anche il volgare si sta tanto lo cambio. No? Ma va bene. Come no? Sì che. Oh. No, ma è lui che no. No, dimmi forse sì, perché la so, questa la so, Forse c'è lo spazio all'inizio delle user. No, no, ma è proprio il punto che non sta andando avanti. No, non è bloccata la rete. No, questo lo so, l'ho imparato così tanto ormai. Ho deciso di smetterli. Ah, maledizione. Chris ha fatto un bel lavoro, perché ha riprodotto tutte le immagini in bianco e nero, piccole, e nessuno dice nulla. Io mi dai, è careful, molto molto prudente, no, va bene, è che veramente poterle confrontare, a volte veramente questo è un lavoro in cui vedere serve, non puoi dire a parole, lo metti davanti, parla da sé, ci vuole anche questo. E quello che diceva anche Fabio prima da Tolomeo, no? È un punto che mi ha tanto fatto pensare quando studiamo i materiali dell'Eratostene, ma chi si intende veramente di astronomia, che deve essere per forza matematico, geografo e geometra, no? Queste quattro cose, quando pubblica un lavoro, li fa lui i disegni, secondo me li deve saper fare lui, poi può anche commissionare, ma deve saper fare lui. E qui si va un po' là. Nel frattempo siamo entrati, appunto, si possono vedere per ognuno degli oggetti, quindi ci sono sempre questi link, in questo caso tra oggetti, diciamo, oggetti del cielo, costellazioni, eccetera, eccetera, e manoscritti su cui compare, diciamo, tutta questa lista di cui uno poi può andare a vedere dove stanno, quindi, provare gli altri.
manoscritti in cui quelle immagini si trovano. E niente, questa è una descrizione molto rapida, però diciamo è il centro di quello che mi sembra di capire poi che è il sito, e insomma poi appunto io lavoro a fare il sito che serve a voi, insomma, che serve a voi per il vostro lavoro. Tutte le caratteristiche, diciamo, sono state scritte o da me o da Dennis, appunto, con l'intenzione appunto di renderlo più utile possibile, insomma, discutendo poi con il gruppo di ricerca quali fossero le cose più utili possibile. Abbiamo in realtà già una lista di altri miglioramenti su cui lavorare, a cui io cercherò di lavorare non appena trovo tempo per farlo. Vale anche forse la pena menzionare che il sito è disponibile in due lingue, anche diciamo è in linea di principio disponibile in due lingue, e chiaramente poi l'effettiva disponibilità dipende dal fatto che i testi inglesi vengono scritti e... oppure no. Esatto. Però diciamo il sito di per sé lo supporta e, in tutte le sue parti. Sì. So che avete da suggerire voi, io già penso che una cosa facile forse da fare è aggiungere una versione del testo antico, anche in una redazione vecchia così, però quando io vedo testi, no? e dico qui c'è l'arato latino, se io posso mettere una qualunque versione dell'arato latino, anche non la più aggiornata, però almeno l'utente già ha un'idea di dove siamo. Questo forse non è difficile da fare, Giovanni, di mettere dei file Word con dei testi. Questa è una delle cose sì, che sono sulla lista. Sono sulla lista. Cosa che dobbiamo fare. Vabbè, noi ti dobbiamo fare. Un nucleo che è disponibile. Che perché non sono nelle banche dati, c'è tipo in report, non c'è nato sul latino. No, quello era il latino, è particolarmente... Però gli altri. Gli altri sì. Alla fine c'è il vedi immagini, okay. Che è la modifica appunto per cambiare il contenuto. Okay. Vedi immagini per vedere le immagini correlate. Because one is, tell me if this is useful. I have already done a study of looking at all of the constellations as described by every author. Okay. And I say, Cicero says this, Germanicus says this, Ptolemy says this. I highlight the differences, and then I do a complete collection of all the manuscript images according to families. Yeah. Is that useful? Sure it is. We can put a link to this. Okay, because it's I have it all typed, I just need to put it on the website. But I just know it's useful. It's very useful. What we see tomorrow, today, we have seen today, each author of Arathea in his manuscripts can have different series of images. So yeah. It is very complicated. You have to see all Cicero tradition, all series of the Arathea, and then compare. Mm-hmm. So a very, very useful, of course, put it. Okay. Well, this is a good example. Adhemar Shaban having a text of Germanicus, mm-hmm. but illustrating it with a series of images taken from a late Ticaratus edition, something has nothing to do with Germanicus. Yeah. So that's something it can only be done by comparing all the different series. Yes. So that's exactly the work we have to do. Okay, good. I'll put that up then. È un grosso passo avanti. Certo che sì. Certo che sì. Because I mean, if you want to go to my website, I might have one that I've started on to show you what I'm planning on doing. If you just put Kristin Lippincott. I'm not sure about how. K-R-I-S-T-E-N L-I-P-P-I-N-C-O-T-T. Yeah. T? What? Two T's. Okay. So if you go. Yes, sir.
Yeah. And then if you go in the middle, you're at the Saxo project. And then you go illustrations. And then maybe constellations. And then let's look at the top, maybe Andromeda. Let's see what it says. So what I have first is all the classical images that I've collected, and then have I done them, and then from the maps, and then what I've done is put all the Germanicus Aretaeo ones together, just so you can see, then looking at the Germanicus 15th century manuscripts together, then looking at the pseudo B together. Questo mettiamo link for each constellation. Yeah, and then also for the, see here on the, because the stemma for the illustrations are different from the stemma for the text, I've created my own pictures. It's my own idea, but those pictures look alike. Then Aratus 1A slightly different, then Aratus 2B slightly different. So again, somebody can start to do work on that. And then as you can see up there, there's us in the Aratus Latinus, that suddenly the dragon appears. So I highlight that, saying the dragon is in this picture. Right there, see? Questo nella, quando facciamo all'inizio c'è una sezione costellazioni dove di ogni costellazione si dà un po' di stelle, un po' di storia astronomica molto all'acqua calda e poi il mito. Sotto mettiamo un link a ogni costellazione, un link alle tue pagine, un link a Andromeda, perché lì c'è già moltissimo questo. Scherzi, tutto il lavoro. Hai fatto tutto il lavoro, è fantastico questo. See, well, you can see I haven't uploaded them yet. Perfetto, perfetto. But they're coming. No, that's it. I've used this many times, so good. I can say it's very useful. Okay. Poi un po' di storia dell'astronomia è molto difettoso su questo. Molto difettoso. Dobbiamo trovare astronomi. Ci fa un po' di storia dell'astronomia. Da una parte mi sento particolarmente infelice. E poi niente, aprire una sezione astrologia. Un giorno. Sì. When, if someone also, just finally, if someone is looking for something to do, a new edition of Hipparchus. Is number one on my list, so. Sì, hai ragione, manca tantissimo. Guarda, allora, già per me è vergognoso che non c'è un Tolomeo tradotto in italiano o commentato minimamente. Cioè lo leggo, c'è una versione inglese, l'unica che conosco, e non so nemmeno se è l'Almagesto arabo o il greco, la sintassi, non so nemmeno cos'è, basta. Allora, è più grande di tutti, non c'è neanche una traduzione. Cioè. E poi c'è l'edizione di Parco, sì. Il Parco ha un gran bisogno di essere studiato. Altro che. E qui ci vuole un bravo filologo. Sì. Ci sono due alle spalle. Quando mancano i bravi filologi, se li prende tutti lui quelli bravi, vengono tutti qua. Sì, il Parco. Parco c'è veramente bisogno, anche perché lui ci conserva memoria, per esempio Attalo, molto sappiamo grazie a lui. Anche lui sicuramente di Udosso, cioè, e poi anche Udosso in italiano credo non sia tradotto né commentato. Adesso è uscito l'anno scorso con Leggitz. Che però, un romanzo con tutto dentro. No? Sì, e io l'ho visto. È molto superficiale. Guarda, è spaventosamente, tu pensa che l'Eratostene lo traduce con la vecchia edizione di Olivieri, cioè ignora tutta la tradizione dei frammenti vaticana, sì, è una cosa, conosce il mio Eratostene perché si prende la mappa dell'Everest Width, però ignora completamente tutta la bibliografia e che non importa, ma ignora il fatto che sia di la allora il testo almeno è l'ultima uscita quest'anno, ma
ufficiale, ma questo perché? Perché questo signore è un astrologo. E lui ha detto, beh, io metto tutto, no? Quindi ha messo il catalogo, solo il catalogo della sintesi, ha messo un po' di roba tutta insieme, però così malamente, come malagrazia, come la mariaccia della favola di coda d'asino, cioè così non si fa. Infatti il mio problema. Sì, sì, ti posso garantire che l'ho visto, per carità. Però c'è la storia della scienza greca. Sì. Sono d'accordo, Cristo, perfettamente. Bene, allora scriveteci, diteci e noi andiamo anche avanti. Questa cosa la mettiamo, guarda, la faccio io stasera. Questa che mi hanno insegnato loro, perché io non so fare nulla, ma io copio come loro usano HTML per fare qualche altra cosa, no? Poi leggo il contenuto dentro, ci metto il mio, ah, è posto. 9 su 10 funziona. Vado proprio così, pari pari, comunque link. Però questo è facile da fare ed è veramente arricchisce moltissimo, scherzo, solve tanto. Poi sì, una bella raccolta dei testi che comunque si veda, e poi sono le sezioni di bibliografia, quindi anche c'è da fare. Poi se riusciamo a fare l'astronomia mesopotamica, io sarei molto contenta, perché da lì viene l'incrocio con l'astrologia che noi dobbiamo sapere, perché già in Platone gira nell'aria questa cosa, che i pianeti sono speciali. E mi sbaglio, Aristotele dice che gli antichi credevano che i pianeti fossero divinità. Quindi sì, è vero, l'astrologia testimoniata noi l'abbiamo dall'età alessandrina un po', diciamo, però sotto sotto andrebbe visto. Andiamo a pranzo? Grazie a tutti voi.